siamo ufficialmente live con la sesta puntata di Drawings and Dragons 2. Ciao signori. Ciao a tutti. Ciao belli. Che bello. Come va? Io mangio, scusate, posso finire la pizza? Facciamo un poll anche per quello. No, ma l'educazione. Non può finire di mangiare? No, certo, certo. Chiedo scusa. Il poll ormai, cioè metteremo anche, si può mangiare durante le live? Prego notare che continuando a bere acqua. È veramente bevendo acqua. Ragazzi, c'è solo in dieta. Ho preso quasi 10 kg, ragazzuoli. Ma bravo. Ho preso tutti io. 8 capelli, esatto. Hai perso 10 kg? Sì, mi ero un attimino lasciato andare nell'ultimo anno. Come hai fatto? Spiegamelo, aiutami. Sono stato da un nutrizionista molto bravo, mi ha dato una dieta, quella che mi... io ho perso 27 kg, ero super ciccio all'epoca, e ho ricominciato ad allenarmi come un porcello, corsa, qua il Parco Sempione, e adesso hanno riaperto la palestra sotto casa, io abito in Chinatown, Nani, c'è la palestra sotto casa, volevo domani andare a vedere com'è, perché non capisco come sarà gestibile il tutto. Ma anche dieta particolare o solo sport? No, la dieta è mortale, una roba dove mangio tanto, ma mangio robe disgustose, cioè una marea di pollo, una marea di gallette di riso, una marea di merluzzo, cioè godo un cazzo, cioè sto weekend stai attento. Sì, ma è... cioè, in realtà sono sazio e non ho i morsi della fame tranne la prima settimana. Però ad esempio da morire le birrette, specialmente la birra artigianale, una cosa che mi verrei a filos. Quello lì ti massacra. Infatti, poi da friulano, hai capito te quanto mi piace il vino e la birra? Dario, ti interessa. Detto ciò, ragazzi, non siamo a Drawings and Dragons, ma siamo a... Ti dimagrito con dispiacere, hai visto? Dimagrisci ciccione, la nuova vita. Mi sa che l'ho preso tutti io, i chili, tra l'altro, che hai perso te, però vabbè. Da parenti, ragazzi, c'è, cioè, sotto la mia scrivania stasera c'è Ottone, quindi c'è, nel senso, se sentite bordello è Ottone che russa e fa rumori strani. Come sta? Adesso è tornato arzillo, infatti adesso sta facendo un casino allucinante come al suo solito, si butta per terra, ruba le cose, è tornato di nuovo l'Ottone di una volta e le ferite si sono rimarginate. Quindi sta bene, Ottone. Beh, il furtivo di Sneaky adesso. Sì. Ci vuole poco, Bene. Autore del recap, arbitro. No, aspetta, prima del recap. Ah, attenzione. Sì, abbiamo un annuncio. Mi sa che io dovevo fare anche qualcosa. L'annuncio, ricordati. Abbiamo anche l'annuncio. Allora. Prima di tutto l'annuncio. Allora, ragazzi, abbiamo fatto un po' di calcoli, abbiamo deciso di chiudere Drawings and Dragons tra 3 puntate, quindi c'è questa qua e più altre 2, così facciamo 8 puntate. Poi c'è l'estate, la voglia di uscire, ragazzi, di tutti quanti è grande, specialmente a Milano, la sera si esce sempre, quindi anche molti di voi ci hanno espresso, appunto, ci hanno chiesto ma quanto dura ancora Drawings and Dragons, l'estate non è il periodo migliore per streamare, quindi noi facciamo ancora 3 settimane, e poi però stiamo già vedendo se riusciamo a fare qualcosa spot, magari tutti quanti assieme in una location qua a Milano, anche coinvolgendo voi, come facevamo l'anno scorso a Roma con la civetta su Como. C'è anche da dire che io spessissimo sono giù a Roma, è di Roma, e magari si riesce a fare tutti quanti assieme, sicuramente faremo ancora altre cose assieme, e poi adesso abbiamo visto che funziona così bene anche fatto così, quindi Drawings and Dragons vogliamo che sia un progetto che continui e che abbia anche altre sfaccettature. In più a breve ci sarà l'ufficio di Need Games, dove potremo entrare fisicamente, avremo probabilmente anche una sala streaming, quindi lì potremo anche fare delle cose dal vivo in una maniera decisamente più professionale di questa. Detto questo, è il primo annuncio, comunque abbiamo ancora 3 sessioni, adesso dovrò capire come chiudere il disastro che stanno creando i giocatori. L'altra invece è... Scusate? Non abbiamo fatto niente. Abbiamo risolto tutto egregiamente. Non siamo stati egregi. L'altro è i due elfi, l'altra volta hanno livellato, e quindi dobbiamo fare il livello 2. Allora, parto intanto con Lorenzo. Allora, Lore, tu sei il secondo. Yes. Devi tirare un di 6. Sì, e a quello gli aggiungi il tuo bonus di costituzione. Ok, che in questo caso è -1, quindi
Ho fatto due, vi verrebbe uno. No, uno non vale. Se okay. vuoi puoi avere la metà, quindi tre punti ferita. Perché sarebbe tre più uno. Avendo tre punti ferita. Ok. E puoi prendere anche un altro incantesimo. Perfetto, ora me lo vado a scegliere. Anche se perso. Mi sa che me l'ho scelto l'altra volta, mi prendo ventriloquismo. Che... Perfetto. Gesù. Sì? Molto utile. Però c'è il rischio che era troppo utile. Perché... Esatto, non sia c'è. Mai. Dani, adesso c'è Rockefeller. Allora, Dani, tu, anche tu, sì. tira un di 6, perché è il tuo dado vita, quando si passa di livello si tira un di 6. Un di 6, 5! Ma che botta di culo. Quanto hai di modificatore in costituzione, Dani? Di più uno. Perfetto, quindi hai 6 punti, di raggiungere i tuoi punti ferita massimi, 6 punti in più. Quindi adesso avrai sempre 6 punti in più. Io avevo 7 più 6 adesso. Quindi. Esatto, esattamente. Okay. E in più, anche tu hai un incantesimo aggiuntivo. Me lo tu devo andare a vedere. Infatti, cosa avevi? Avevi charm su persone? Avevo charm su persone. Allora, vi dico gli incantesimi che ci sono, anche se... Se io ti consiglio di prendere sonno, sleep, che è uno degli incantesimi più forti che ci siano, se no puoi avere detect magic, che quando lo attivi vedi se intorno a te c'è la magia. C'è un disco fluttuante, che è quello che era diventato Alina. Alina, sì, esatto. Il famoso fa da base. C'è chiudi portale, un incantesimo che ti fa bloccare le porte, c'è l'incantesimo di luce. Che cosa può servire capire se c'è? Può essere molto utile, c'è anche se no perché io no ma posso... cosa a cosa cioè quando è che uno usa se c'è una trappola magica se c'è magari ah, uno cioè lo, io in giro posso esatto capire, tu vedi c'è una traccia di magia in generale se c'è qualche oggetto magico nascosto oppure c'è luce però quasi tutti qua avete scurovisione quindi te lo Shirak! Ecco poi c'è se no dardo incantato che è uno degli incantesimi classici ovvero tu senza tirare nulla è un successo automatico tiri un dardo che fa un di 6 più 1 di danno sempre quindi colpisci sempre oppure c'è protezione dal male che dai un bonus a più 1 ai tiri salvezza contro gli attacchi o le mosse speciali che ti fanno i nemici e chi attacca ha un malus di meno 1 leggere linguaggi che vale per tutti i linguaggi, quindi puoi capire puoi capire qualsiasi tipo di linguaggio, leggere la magia, quindi se trovi uno spellbook o se trovi le scritte in un'altra lingua, in una lingua magica. Ragazzi, cosa mi consigliate? Dardo incantato. Dardo incantato. C'è un altro molto bene. Che è scudo, che ti dà contro gli attacchi melee, gli attacchi a distanza 17, di classe armatura e contro invece gli attacchi con qualsiasi altro tipo di attacco 15. Se tu hai la CA però più alta non ti conviene prendere. Però guarda, non ti faccio perdere tempo, non faccio perdere tempo a nessuno, mi piace anche il consiglio della comunità, quindi vada per dardo incantato, okay. Bravo. Che mi piace proprio. Bravissimo. Quindi meno male. Dardo incantato. Fa un di 6 più 1 di danno. Quando lo vuoi lanciare me lo dici, se avete due incantesimi un di 6 più 1 di danno. Più 1 di danno, ok. Allora ragazzi, voglio dirlo anche alla community, ci sono state una marea di risposte. Mi sembra giusto rendervi partecipi solo su quelle a risposta multipla, perché le altre mi avete dato degli spunti incredibili e tutta la sessione è stata fatta grazie ai vostri spunti. Ho utilizzato anche un vecchio modulo super old school per creare anche alcune cose all'interno della sessione di oggi. Allora, la prima domanda è: quale sarà la nuova personalità di Ragno? Con una maggioranza schiacciante è stata parlerà solo citando il piccolo principe. Vi odio tutti. E Roberto odia strettamente, quindi grazie. Vi odio tutti. Poi, cosa può fare Narada con il suo occhio di cristallo e la mano di Alina? Ovviamente, anche qua successo schiacciante: creare una mano senziente che parla e vede attraverso il suo occhio. Cosa succederà a inizio sessione? Quasi l'unanimità, verrà allora affidata una missione di rara difficoltà. Grazie. Sul filo del rasoio, Trinket e Staffington devono rimanere uniti o separati, ha vinto uniti.
52%. È la webcam quella, quindi è non quella, è quindi. Vabbè, potete separarvi, è lo stesso anche se c'è una webcam, non cambia nulla. No, e quale membro della prima stagione di Drawings and Dragons volete che incontrino? C'è stata quasi sorpresa. Una di sorpresa. Ok, va bene. Sorpresa, sì, non dire. Sì, poi i villain e le altre cose mi ha dato gli spunti anche per le prossime sessioni. Avete domande, robe o cose? No, siamo pronti. Io non mi ricordo niente come sempre, quindi mi affido al tuo riassunto. Mi ricordo solo di Kren che è diventato un robot praticamente. Basta. Dopo, Lore, noi l'abbiamo fatto dopo in separata sede che hai tirato l'estate tutto quanto. Spiega com'è il tuo PG e che differenze ha, come è fatto. Allora, in questo momento il mio PG è un po' diverso. Nel senso, ho aumentato alcune statistiche relative alla costituzione e alla forza, avendo un forza e un po' di intelligenza. Però per il resto più o meno... Ah, non sono più caotico, ma sono neutrale, perché non avendo più un corpo sono fondamentalmente insensibile alle questioni umane. Diciamo. Io spero tanto che canti. Spero tanto che canterai. No, canterai Daft Punk, i Daft Punk, no? Around the world, around the world. Esatto. Il ritmo è quello. Senti, Mettiamo qualcosa che fa da base. Posso ballare, posso fare il robot. Questo sì, e questo è quanto. Wow. Non ho alcuna abilità. Lorenzo Fantoni in una forma incredibile, Bene, perfetto. Dovrei sentire come bestemmiava. No, sì, top. Abbiamo anche scoperto che le bestemmie in robotico sono molto efficaci. Sì, per il momento sono ancora chierico, però non si sa mai, non si sa mai. E domanda Nicola paralizzato sulle bestemmie, si è bloccato così. No, ma non so se sono più paralizzato sulle bestemmie, comunque sono frulano, quindi non è che mi tocchi un po' di tanto, ma più che altro sulla voce che sta usando Lore, perché io impazzirò. Ma perché io do queste idee? Perché seguo quello che volete fare voi? Detto questo, più che chierico sono il forgiato taumaturgico QR3N, però più o meno siamo sempre lì. Ed è un altro che mi portate a Star Wars. Non farmi mettere anche la voce di Star Wars, perché volendo anche quelle. No, adesso inizio, leggo l'intro come Clone Wars. Vai. Allora ragazzi, siete pronti? Iniziamo. Lore, ti odio, un personaggio più da odiare, quindi benissimo. Tra parentesi, vorrei ringraziare pubblicamente sia mia moglie che la moglie di Daniele che ci permettono di giocare questa sera nonostante sia il nostro anniversario di matrimonio, quindi grazie mille moglie, ti amo. Domani per colpa vostra che volete dare dovrò fare i salti mortali per trovare un agriturismo aperto oppure che abbia persone dove portare mia moglie Ottone, vi odio tutti. Detto ciò, possiamo... Nicola, io scusa, ma non commento. Cioè, ti rendi conto che io sono qui all'anniversario di nozze? A giocare con gli amici? La cena romantica, capito? I fiori, le robe. Sì, è arrivato qui ingrossandoti di pizza. Questa è la scimmia nerdica, ragazzi, la cosa più bella del mondo. Foto su Instagram assieme, abbracciati, e poi invece sei qua. No, beh, sono arrivato adesso, cioè arrivo dal lago proprio, abbiamo fatto un pomeriggio e sono qua adesso, come vuoi. Ah, beh, quindi in qualche maniera l'hai festeggiato, no? Come quella merda di Nicola. No. Io ho scritto l'assessore per voi, ho letto le cose, cioè ho lavorato, sono una merda, vabbè. Ti odio. Sei una merda, sei una merda, perché è diverso. Sì, è vero. Bene. Detto ciò, possiamo iniziare. Sono molto disordini nell'orlo esterno. Gli avventurieri sono giunti ad Eberron, un mondo a loro sconosciuto, un mondo dove magia e tecnologia sono fusi assieme, un mondo costruito dall'essenza di un drago che si è immolato per racchiudere dentro se stesso la malvagità, ma il male riesce sempre, in un modo o nell'altro, a propagarsi ovunque. Dopo una fuga rocambolesca presso la stazione del treno Folgore, il nostro pittoresco gruppo segue un giovane halfling, Samu 20 Faces, che li guida verso la salvezza al boccale marcio al modico costo di 250 monete d'oro. La salvezza però ha un sapore amaro, poiché vengono tutti narcotizzati per essere usati come attrazione presso l'arena clandestina di Dura Inferiore, gestita proprio dal clan degli halfling Boromar. Al loro risveglio, all'interno di una delle camere dei gladiatori, fanno conoscenza di Baltasar, un enorme orco guerriero, costretto a combattere ed estirpare innocenti
Baltasar spiega loro che la sua figlia adottiva, Olivia, è tenuta in ostaggio da Mundo, il capo degli Halfling, e lui deve combattere affinché non venga fatto del male alla bambina. Una volta scesi nell'arena, per combattere contro i fratelli Haxow, le cose precipitano alla velocità della luce. All'interno del guerriero ragno si risveglia il dio della morte, che uccide il povero chierico Kren. L'elfo Narada, per il dolore di aver perso il suo compagno, attiva inconsciamente il suo cristallo, riportando l'anima del defunto chierico all'interno di uno dei due forgiati a guardia di Mundo. Con l'entrata nell'arena di Baltasar, la piccola Olivia viene liberata, il destino di Mundo si compie in maniera nefasta e i nostri eroi, guidati da Baltasar stesso, vengono portati in salvo presso il casato Ren, detentore del marchio del passaggio. Convinti di essere finalmente in salto dalla leader della casata Lady Quanti Dorien, ma proprio qua scatta la trappola. Tutti i nostri eroi vengono marchiati con un marchio aberrante ed entra in scena Bargol, che è membro della casata Orien. Con il marchio aberrante addosso e tutti i membri delle casate a dar loro la caccia, Lady Orien propone loro una missione. Ed è inizio la sesta sessione. Pre la rima ci hai messo, che grande. Sempre top. Che top, ragazzi. Allora, scusatemi, sono veramente seccata la gola. Durante l'ultima sessione siete finiti a Eberron, questo mondo che è definito, il termine specifico è Dungeon Punk, che è un'ambientazione lievemente diversa rispetto alle altre, dove c'è questa, diciamo, tecnomagia o magitech, dove la tecnologia e la magia sono fuse assieme, dove siete all'interno di Sharn, questa enorme città che non si propaga verso in larghezza, ma in altezza, tanto che è chiamata la città delle torri. Dopo appunto la vostra rocambolesca fuga, siete entrati all'interno di questa arena con l'inganno e avete incontrato Baltasar, che era un grande guerriero, perché vi ricordo che non ci sono gli stereotipi classici delle razze fantasy, che ha preso con sé questa ragazzina Olivia, si è affezionata, l'ha salvata subito dopo la tragedia, ovvero questo enorme fatto che ha ucciso milioni di persone in pochi secondi in tutto il Corvaire, ovvero l'isola principale, il continente principale di Eberron, e aveva questo marchio che era il marchio del passaggio, però era un marchio aberrante, ovvero rosso. Che cosa sono i marchi aberranti? Sono dei marchi che non appartengono a nessuna casata, che danno dei poteri particolari, ma visto che li può avere anche le persone comuni, quindi non persone legate a determinati tipi di casate, c'è un gioco di potere molto alto perché c'è un enorme gap tra ricchi e poveri, quindi quasi sempre vengono sterminati e comunque sono un segno di cattivo presagio. In realtà, quando riportate la bambina, è una trappola dove finite, anche se inconsciamente, perché Bargol, che durante tutte le avventure precedenti avete visto che continuava a aprire portali, è anche lui un membro della casata, la casata del marchio del passaggio, che conosce un sacco di portali e può aprire vari portali in giro. Siete letteralmente circondati da tutti i grandi capi delle rispettive casate di Eberron, con i rispettivi eserciti, quindi siete messi all'interno di questo casino allucinante, voi, Baltasar e la bambina. Avete davanti Lady Orien e Bargol. Visto quello che hanno scelto i nostri spettatori, voi siete un attimino basiti di quello che sta succedendo. Avete questo marchio, scegliete voi dove averlo. Vi dico solo che questo marchio, potete scegliere voi che cosa fa, vi aumenta di una delle vostre caratteristiche. Ti ho visto, Snicky, ti ho visto. Ma l'ha fatto anche Andrea, perché hai visto solo me? Passa che amico dei guardie sto ladro. Mi sei fatto il gesto lì. Se a fondo tu verrai con me, Andrea. Allora, quindi potete aumentare di uno il vostro, la vostra costituzione, la vostra caratteristica massima, quindi se potete fare il gap per aumentare di un punto, vedete dove metterla, e prendete tutti quanti un trucchetto, un incantesimo. Ricola, si va oltre 18? Penso proprio di sì, scusa. No, puoi fare fino a 6, no, non puoi andare oltre 18. E okay. 18 che moltiplicatore ha? Ve lo dico subito, ragazzi, che non mi ricordo, mi sembra più 3. Non è più 3? Sì. Di momento la costituzione. Vi consiglio di metterlo o in costituzione per avere punti ferita, o in intelligenza, sbattetevene le balle, in carisma anche, o in destrezza. Io lo metto in costituzione, testa, così passo a 18 e c'ho più 3, quindi c'ho un punto ferita in più. Sì. Io a 17 c'ho ancora più 2, no? A 17 ancora più 2,
così 15, 16, 17 e poi 18 per tutte quante. Me lo ripeti velocemente, perdono. Allora, non c'è okay, da ripetere velocemente, così avendo questo marchio maledetto, questo sì, marchio aberrante addosso, puoi aumentare di uno una delle tue caratteristiche, quindi forza, intelligenza, destrezza, carisma, saggezza e costituzione. Mm-hmm. Guarda se da qualche parte hai o 15 o 17. Ho 17 di intelligenza, 17 di intelligenza. Allora, tu puoi mettere o in intelligenza 18, quanto hai in forza, ad esempio? In forza 16. Allora non ti conviene. In destrezza 11. No, in destrezza neanche, che viene un cazzo. Costituzione 15. Io. No, saggezza invece c'è poi quei tiri di salvezza. Scusa? In saggezza. Saggezza 15. Allora metti in saggezza, così arrivi a 16 e tu hai più 2. Quindi dove c'è tutti i tiri salvezza? In fondo c'è tiro salvezza contro gli incantesimi, come l'ultima casella, nei tiri salvezza. Lì metti più 2, dovresti avere un più 1 adesso. Contro gli incantesimi, aspetta che non lo trovo. Guarda i quadretti. Sì. Vedi che ci sono i quadretti, c'è scritto morte, veleno, soffio, eccetera. Sì, eccetera. Sì, modificatore saggezza. Ok, ho più 1, invece più 2. Esatto. Okay. Invece prendete tutti quanti un incantesimo. Ok, è un trucchetto abbastanza semplice, quindi può essere o luce. A me non mi serve. Ciascuno visione, neanche a me serve. Però potete prendere anche scudo, che vi può salvare il culo se avete la CA bassa. Quindi luce o scudo? Luce, scudo o palla di fuoco. No, sì, palla di fuoco, un par di coglioni. O leggere linguaggio. Okay. Io lo scudo. Scudo. Nicola, la mia classe armatura aumenta di 1 perché c'avevo destrezza a 15, l'ho portata a 16. Bravissimo, tu da guerriera la cosa migliore. Quindi ho classe armatura 18 adesso. Sì. Allora ragazzi, voi siete all'interno della sala del casato di Aurelio, questo enorme palazzo estremamente lussuoso e anche per i canoni di voi giocatori estremamente moderno rispetto a quello che potrebbe essere un immaginario fantasy. Davanti a voi ci sono I punti ferita sono quelli dell'ultima sessione, giusto? No, vi fullate tutti, sto giro vi fullo io tutti quanti, perché sennò è un tema di più. Questo mi fa subodorare che stanno per arrivare dei calci. Allora io ci sono assieme a 344 perché hanno scritto che voi faceste, quindi adesso i calci se vi arrivano non sono solo merito mio. Lady Oren davanti a voi ha un e anche Bargol ha un ghigno. Voi con questo marchio aberrante è come se foste marchiati e qualsiasi persona, esercito o comunque anche i più accattoni vi daranno la caccia. Perché? Questo perché? Perché portando uno di queste persone ad un casato si viene lautamente ricompensati appunto perché vogliono estirpare questa tipologia di marchi. Voi tutti quanti avete un marchio che vi dà sì dei grossi poteri, ma avete anche degli enormi problemi letteralmente proprio ad deambulare per la città, perché comunque i marchi, anche se li coprite, sono visibili. Vi ricordate, vi ho detto che si vedeva anche uscivano, quindi sono in maniera tale che le persone riconoscono subito uno che ha un marchio. Come sono? Come volete voi, tribali, per farti capire, Robby, dei tatuaggi tribali in giro per il corpo, che crescono man mano che cresce la vostra forza. Quindi partono che sono abbastanza piccoli, poi posso ricoprire anche tutto il volto, metà del corpo. Sono una cosa estremamente rara e lussuosa. E mi hai detto che sono invisibili? Scusami? Mi hai detto che sono invisibili? No, sono visibilissimi. Cioè, sì, ma io lo posso avere in faccia, tipo, certo, qua. Potete averlo dove volete, sappiate che... Io lo voglio sul collo come Fedez. Perfetto. Comunque questo marchio non è essenziale perché, come sappiamo, l'essenziale è invisibile agli occhi. E sono le 21:35, c'è la prima puttanata. Purtroppo l'avete chiesto voi. Vi renderò la partita orrenda. Metto sullo sportello delle batterie. E dov'è la novità, Roberto? Dov'è la novità? A me piacevano queste citazioni. È un po' la vendetta, la
Vega contro Roberto per tutte le sessioni, i giochi di ruolo o i pacchi che nascondere i capelli di vendico, perché chi non lo sa, se non lo sapete, Roberto odia il Piccolo Principe. Nicola, quindi, tranquillo, bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare. Ma l'ho fatto per Santa, non ce la faccio già più. A me piace. Quanto è Caruccio Daniele? Scusate da casa, quanto è Caruccio Daniele? Ti do vantaggio, perché questo è, tutti pensano che quando si gioca di ruolo il master deve farsi lui tutto il culo e i giocatori non fanno niente. Invece Roberto ha palesemente, o adesso ha una wiki sotto, o si è segnato delle frasi tipiche, quindi grazie per aver comunque assecondato il mio delirio. Esserti impegnato. Grazie. Detto ciò, ragazzi, siete davanti a Bargol e a Lady Oren, che hanno questo ghigno per Sanugno. Vedete che ci sono comunque Baltasar e la ragazzina, che sono lievemente indietreggiati perché non stanno capendo bene cosa sta succedendo. Lady Oren si avvicina. Vedete, amici, qui presente Bargol, che fa parte della nostra casata, ha cercato in lungo e in largo una chiave per far sì che il male assopito all'interno degli ingranaggi di Sharn, ovvero nel livello più basso, quasi a livello della lava, ci facesse scoprire appunto come trovare questa prigione. C'è una leggenda che dice che Eberron, quando ha inglobato sua sorella, ha inglobato il male stesso, e il male è uno, è Trino, al dono dell'ubiquità è ovunque. E sotto, nelle fondamenta di Sharn, c'è l'essenza del male stesso. E c'è anche una leggenda che dice che i quattro eletti sono messi a difesa del male stesso. Abbiamo scoperto l'ingresso di questa prigione, ma noi non possiamo entrarci. Quindi voi avete dei marchi aberranti che noi potremmo togliere. Avete qua contro tutte le casate, quindi vi propongo uno scambio. Voi andate a recuperare l'essenza del male all'interno degli ingranaggi, a noi, e così facendo vi toglieremo il marchio, perché dubito che voi siate in grado di andarvene da Eberron. Mi sembra che non ci rimanga poi molta scelta. Se ci tolgono il marchio, ci tolgono anche il bonus? Sì, certo. Sti cazzi, me lo tengo, anche figo. Anche a me, infatti, mi piaceva il marchio. Derivano grandi tipi K, perché qua veramente, cioè, vi vedo a vista, vi assaltano in 500, quindi andare in giro è praticamente morte certa. Chi vive sotto. Potete tenervelo, cioè, nel senso, magari potete dopo farvelo trasformare, non ho idea che cosa farete, cioè, nel senso, conoscendovi sareste in grado di strapparvelo e ficcarlo sopra un agnellino e dopo giocare l'agnellino, quindi non ne ho veramente idea. Ma anche Q3N, cioè, il marchio. Ovvio, anche la taglia c'ha un tipo una specie di runa. Tra parentesi, in Eberron anche i forgiati possono avere i marchi del drago, perché sono creature senza, hanno un'anima e tutto quanto, non mangiano e non bevono, però sono riconosciuti esseri viventi. Si vede. Dove ce l'hai tu? Tu sei un metallo. I forgiati sono queste specie di robot creati appunto per la grande guerra, per combattere la grande guerra. Lo trovi sul retro accanto alla password del wifi. Il suo è un codice QR, in realtà, non è un marchio. Esatto, non ho, il marchio sulla spalla, un QR code. Narada, sì? Tu senti Alina che ti parla nella tua testa, e mentre ti parla, che... dove hai la mano? Eccoci. La mano ce l'ho dentro, appoggiata dentro cioè l'armatura infilata dentro, con l'occhio che esce, capito?
spettacolo. Classe. Esattamente, esattamente. Tipo i fazzoletti di Conte, di cose, cioè qua così. Ecco. Esattamente come il fazzoletto qua. Come tu hai questo specie di pietra, anzi questo crystal shard, questo dragon shard nell'occhio, uguale in questa mano di Alina, si è formata anche a lei all'interno del palmo, quella che è una specie di, come se ci fosse incastonata una pietra, molto simile a quella che hai tu nell'occhio, però è estremamente sottile, da quale tu puoi vedere anche il viso di Alina, e Alina può parlare e vedere. Quindi sarei tu che mi dirai come la vuoi usare, è come se fosse il tuo famiglio. Ti permetto Ma è come si usa il famiglio? Spiegamelo un secondo, esatto, scusatemi, ma devo capire. Puoi comandarlo di fare quello che vuoi, non so, c'è una trappola e dici, Manina, e vai a vedere se c'è qualcosa là. Se c'è un nemico e vuoi lanciargli magari Shan su persone, lo fai arrivare da dietro, lo fai toccare da dietro la mano col paccio, gli fai lanciare l'incantesimo dalla mano. Quindi puoi comandare tu come vuoi. Ma è anche come una telecamera, cioè io la posso appoggiare in un angolo e stare nascosto e vedere da lì? Esatto, voglio anche dire, puoi vedere tramite una baby cam. Tramite, e in più è anche sentente, quindi puoi anche comunicarci. Se no, puoi fare Alina. Ci comunico con il pensiero o con verbale? Cioè vuoi, sia verbale che il pensiero. Tanto non c'ha le orecchie. Bellissimo. Che puoi pure fare trucco, è un drone. È un drone a tutti gli effetti, perfetto. Quindi cammina così, cioè va. Vabbè, come ha detto, no. Cravattina, quindi c'è, sta qua. Vabbè, è la mano della cravattina. Pochettina. O pochettina. È la mano di Ash nella casa 2. Sì. E cosa fate? Quanti sono loro? Il giro del mare? Beh, il mare è bello. Sono, vabbè, a parte tutto i membri della casata Oren, sono almeno un 3-4, quindi saranno una cinquantina, sessantina di persone, tra cui c'è i vari capi casata più i loro bracci destri, quindi sono belli. Vabbè, è fattibile. 50-60. Io le parole famose. Voglio capire che cos'è l'essenza del male. Ma l'essenza no, del mare, del mare, no? Mare, tipo la voce della sirenetta. Ah, sì, ok. Sì. Ma fisicamente che cosa vuoi? Che te devo portare? Se sapessimo cosa ci fosse all'interno della prigione, se ci potessimo entrare, lo avremmo preso noi. Come ti dicevo, è molto arduo per noi, impossibile entrare all'interno per capire dove si trova e che cosa dobbiamo prendere del nostro signore risvegliato. Io Andrea ho fatto un lavoro eccelso andando in giro per i vari mondi a cercare le parti del medaglione scomparso. Per fortuna l'ultima è esattamente qua. Vi ricordo che avevo una catenina Olivia. E vedete che il medaglione che hanno sono riusciti a riformare è un medaglione diviso in tre parti con la scritta DML nel mezzo e vi ricorda la litania che urla, che ripeteva Jean-Louis, che era Dera Morg Lodk. Okay. Ed era appunto quello per cui Bargol anche stava cercando. Il vostro compito, praticamente impossibile, è entrare all'interno della prigione del male e recuperare l'essenza del male, ben sapendo che ci sono i guardiani. Questa leggenda narra questa profezia, che quattro guardiani riusciranno a fermare il male con la M maiuscola. Andrea, dimmi, Stella. Non ti devi preoccupare, perché gli occhi sono ciechi, bisogna cercare con il cuore. Gli occhi del cuore? No, ma però scusami un attimo, Stella. Prima quelli che prove che filastrocche, ma questi guardiani l'essenza del male, perché sono sempre tutti vaghi? Perché ogni volta ci danno una missione, sono tutti vaghi, nessuno sa mai un cazzo da queste parti. E me ne vado in nervoso. Perché i grandi non capiscono niente da soli, solo i bambini non bisogna spiegargli nulla. gli do una carezza e gli faccio. Mi state zitto, per cortesia. Chi si vuole fare il portavoce di questo gruppo? Se volete,
vi portare con voi Baltasar nell'eventualità che qualcuno esploda. Ma certo, ma volentieri. Stiamo scherzando. Olivia però non ve la faccio portare, ve lo dico già. No, dai, no, vabbè, Olivia, è troppo forte. Non è un posto per bambine, diciamo, questo dungeon, ma Bargol... E come facciamo, vorrei? Ma perché dovremmo riuscire noi in questa impresa quando neanche tu, con tutti i tuoi grandi poteri e i tuoi scagnozzi, non sei mai riuscito, insomma, ad entrare e prendere quello che ti serve? Perché Ida Carbonio ha ragione. Non avete la fede. Non ho sentito. Eh? Innanzitutto voi non avete la fede. Non credete nel Supremo. E secondo... voi non fate parte di Eberron, quindi siete un'incognita per questo mondo. Magari riuscirete veramente a deludere la prigione, oppure diciamo che siete expendables. Un'altra domandina, che cosa, in realtà, che sicurezza ci puoi dare che una volta che noi abbiamo fatto questa cosa per te, tu ci rimanderai appunto nel nostro mondo e ci toglierai questi marchi? Ci danno un buono. Perché nel momento in cui avrete l'essenza del male, molto semplicemente, se volete, vi accompagnerò dove vorrete e solo dopo che vi avrò accompagnato me la darete. Andrea te la dà. Cosa ne pensate voi? Non abbiamo molte altre soluzioni. E 5.000 monete d'oro a testa. Beh, di sicuro sì, non sarà di certo un problema con... Per l'essenza del male, Sneaky, anche 50.000. Va bene. 50.000, andata. Vedete che... Sei brava a contare. Lady Oren sorride. Io credo che il tempo che hai perso con il tuo amuleto ha fatto sì che il tuo amuleto diventasse così importante per te. Ora l'ammazzo. Un amuleto... oppure un elefante che ha mangiato un amuleto, un serpente che ha mangiato un elefante. Chi ce lo devo sa? Ancora capire. Detto ciò, ricordatevi che tutto quello che incontrerete può essere l'esatto contrario di tutto. Vaghi, sono sempre tutti vaghi, per quale cazzo di motivo? Che problemi avete? Beh, la mia compagna non ha certo tutti i torti. Ma c'è aperto un portale, giusto? No, non ancora. Ancora no. E soprattutto ricordatevi chi eravate. Detto ciò, io sono quel cadavere del canto, già commissario, tra l'altro. Viene aperto un portale dal quale fuoriesce un caldo allucinante. Bene. Entro. Mannaggia, c'ho l'armatura invernale. Entro. No. Non ti hanno manco detto se è quello il portale giusto. Io entro. Quello è il portale giusto, ragazzi. Madonna, se eravamo risolti due problemi in uno. Vero. Andiamo. Ora che è passato lui, per favore. Che cosa fate? Piccolo ragno è una persona coraggiosa e poi crede che oltre il portale ci sarà qualcosa di fantastico. Sì. La morte. Io direi di far andare avanti quello ignifugo e da una bottarella al forgiato. Ma Gren, pacchi strada. Chi vuole andare per primo? Qua, ragazzi, io sono già entrato, Nico. Ricordatevi che qua adesso si gioca old school, c'è il dungeon, quindi vi dovete dire chi sta davanti, chi sta dietro. Ok, ma con noi in azione. Certo. Baltasar viene con voi e lo usate voi, quindi cioè, a chi serve se lo prende, se lo usa. Andrea. Farà una tubolina. No, questo. Allora, in questo streaming non bisogna maltrattare gli NPC. Vabbè. Nicola, io ti perdono. Sì, però non possiamo andare avanti Baltasar, no. Cosa? È già andato avanti piccolo principe. Allora, il piccolo principe appena esce vede una piccola volpe che lo guarda. Non c'è la volta. Vabbè, io sto nella retroguardia. Allora, quello però, che però, signorina, la signorina che ci dà la missione, non mi ricordo il nome, Lady Orienne. Ma una volta che abbiamo trovato quello che non sappiamo che stiamo cercando, come facciamo a dirvi che abbiamo trovato quello che non sappiamo
cercando perché voi sapete cosa andiamo a cercare. Mortacci tua. È una domanda. Sono torti. È una domanda scelta. Si vede che non sei un elfo, ma avete il marchio aberranti, quindi sapremo esattamente dove siete quando siete in pericolo e le emozioni che provate, quindi non vi preoccupate. Ammazza, ma peggio il GPS. Okay. E che emozione sto provando adesso? Che vorresti tanto essere un elfo, ma in realtà sei un umano e ti autodisprezzi. No, era tagliarti la gola. Non funziona questo GPS, è rotto. Me ne ricorderò, Sneaky. 600.000. Ricordati chi eri in passato. Ok. Vedo da aver capito io. Io lo so. Entrate tutti quanti all'interno di questo portale, immediatamente un calore atroce vi investe. Siete, non sapete neanche voi quanti, forse chilometri sottoterra, in quello che sono fondamentalmente degli enormi ingranaggi. Pensate come è fatto l'interno di un orologio, ma se ogni singolo ingranaggio fosse largo centinaia di metri. Sono enormi, li vedete tutti quanti davanti a voi, e sotto, all'incirca, forse a 400 metri, c'è un mare di lava. Gli ingranaggi è una delle parti più profonde di Eberron, dove letteralmente, quando è stato inglobato il male, si era chiuso tutto quanto qua, quindi è veramente uno dei posti più pericolosi dell'intero universo in questo momento qua. Davanti a voi, come chiuso da due ingranaggi, vedete che c'è un tunnel che entra, dal quale sentite provenire un estremo senso di disagio. Sentite un malessere tutti quanti. Baltasar stesse, vedete che stringe la sua mano orchesca intorno all'elsa della sua spada, quasi facendosi imbiancare le nocche da quanto sta stringendo l'elsa. Davanti a voi avete questo corridoio, vedete che è abbastanza lungo, e appena vi muovete lievemente per capire che cosa c'è intorno a voi, si illumina con delle luci arancioni, come se fossero delle torce perenne. Dietro di voi siete all'interno di questo enorme masso, come sospeso questa piattaforma, e lava ovunque. Scusami, che cosa, ragno? C'è il cielo sopra di noi? No, cioè, ci sono questi ingranaggi giganteschi, siete all'oscuro, è estremamente chiuso, molto caldo, per caldo fate conto come se fosse 50 gradi più umidità, quindi estremamente afoso, specialmente muoversi all'interno, sudate copiosamente. Ok, ma per arrivare al passaggio bisogna fare un salto? No, proprio si apre, siete una piattaforma di 5 metri quadrati, e davanti a voi questo corridoio e tutti gli ingranaggi. Che belli gli ingranaggi. Ok, avanzo senza paura. Appena entri, muori. Vedi che all'interno di questo corridoio, lungo all'incirca una quarantina di metri, vedi che subito dopo all'incirca 10 metri ci sono speculari, due grosse guglie, non vedi che cosa c'è. Ancora più avanti ci sono due altre grosse guglie, è molto largo, è largo all'incirca 6 metri questo corridoio. E in fondo non vedi bene che cosa c'è un enorme portone gigantesco, non lo vedi bene. All'interno ci sono come dei disegni, sono molto rovinati dal tempo, e vedi in distanza una decina di metri che da queste guglie fuoriescono come se fossero delle figure umanoidi immobili. I disegni li capisco che rappresentano? I disegni non capisci bene cosa rappresentano. Vedi che ci sono dei draghi, disegni che stanno combattendo, che sono degli eserciti che stanno combattendo, vedi che ci sono delle navi, ci sono come se fosse disegnata una leggenda, ma è estremamente scrostata, non, è come se fosse una profezia, non è una tomba, è una prigione, mi raccomando. Quindi non ci sono tombe in giro, non ci sono cose da cui, ci sono solo a distanza di 10 metri due guglie e a distanza di altri 20-30 metri altre due guglie, da cui ti sembra che ci siano delle figure umanoidi immobili, però non capisci che cosa sono adesso, sei troppo vicino. Vabbè, io forte del mio ottimismo, incapace di concepire il male perché non c'è un'esperienza, avanzo con passo leggero. Vai in furtivo, ragno? No, avanzo proprio sereno e pacifico, non temo anche un male. Come te sbagli?
Tu ti muovi. Quando ti muovi, cammini tranquillamente, non succede nulla all'ingresso. Davanti a te, vedi a distanza di un metro e mezzo, adesso le riconosci, quelle che sono due statue speculari, in una guglia larga all'incirca un metro e mezzo l'una. Vedi che c'è una targa in basso, non sei in grado di leggerla. Una, la guglia sulla destra, sulla sinistra, è, non capisci bene cosa sia, ti sembra che sia un nano di pietra, e la cosa però che ti fa, visto che sei così fanciullesco e così puro, ti fa sorridere, ha un enorme fiore come una specie di margherita fresco sul petto. Dalla parte opposta invece c'è una creatura incappucciata e vedi che ha sia il braccio sinistro del cuore d'oro e un'altra targa sotto, e stanno tutti quanti, il loro sguardo rivolto verso il portone in fondo. Senti, hai detto che è una margherita, no? Vero? Peccato. Una margherita. Mi avvicino al fiore, cerco di... Tu vedi, adesso che sei davanti, c'è anche una targa. Non riesci a capire di quanti secoli può essere, perché appunto è una profezia. E recita, Toxa il Pio, colui che ha avuto un enorme amore per il dio Bamut. Deve essere un tipo davvero in gamba. Guardo l'altra. L'altra, vedi che c'è scritto... Furcas l'infame. Furcas l'avaro. Ma cuore d'oro. Già. Se avesse avuto, se lo sarebbe strappato. Sono lì. Tu sei quasi in mezzo alle due statue che le stai guardando. Lo sguardo delle statue, tipo una, è un nano basso, tracagnotto, con la faccia abbastanza rubiconda, è un po' rovinata, non sai quanti secoli possa avere questa statua. L'altra, non capisce, è una figura umanoide, con sta barba disegnata un po' incolta, quello che sembra essere un coltello, tutto un po' schifoso, però vedi che ha un braccio, che sembra quasi un braccio fatto di scaglie, e anche il cuore, vedi che è anche il cuore d'oro, il cuore proprio la forma del cuore, non la forma il di un braccio cuore. È veramente d'oro? Il braccio è veramente d'oro. Io verso i miei amici che ancora non sono arrivati e faccio: venite, sarò felice di aspettarvi. C'è dell'oro. Io sono nervosito, dico: scommetto che stiamo andando verso un'altra cosa molto vaga, perché sono tutti. Che Andrea, tu vieni qui, io sarò felice da un'ora prima del tuo arrivo, sbrigati ad arrivare. Io tocco mio fratellaccio e poi faccio come si spenge questo robo. Ovviamente anche Stuffington è attrattissimo dalla margherita, quindi mi avvicino alla margherita e la annuso. Tu, annusandola, innanzitutto è palesemente, c'è qualche magia perenne, perché il fiore è fresco. Non è un fiore appassito. Io mi inebrio di questo profumo e provo a coglierlo. Tu lo cogli e senti una voce dentro di te. Il tuo animo è puro, come il tuo intento. Ecco, fanciullo, ecco a te una cura per alleviare il tuo viaggio. E mi raccomando, no, che si nasconde dietro quella porta non dovrà essere andato mai rivelato. Ne abbiamo perso uno. Aspetta, abbiamo perso uno, Daniele, sì. Non ho sentito l'ultima parte. Abbiamo perso Daniele. Tornerà. Problema è che ci sputtana tutto il layout, ma va bene. Sì, ovvio. Adesso c'è Riccardo al posto dell'arbitro. La moglie l'ha ucciso, sì. Allora. No, adesso deve andare Riccardo, regà, mi dispiace. Sneaky, puoi prendere il braccio d'oro, perfetto, ci riesci. E dentro l'incavo del braccio ci sono altre 10.000 monete d'oro per te. Guadagni 10 livelli, bravo. Ragazzi, con i tutti che io sono...
Io Sneaky butto tutto per terra e lascio tutti i miei eventi e poi non inseguirò mai più. Da, mi metto la margherita al posto dell'occhio. Io ho visto che occupo due slot, cedo a Dario Sicchio la cura di Dylan Dog. Però occhio, perché ti becchi anche tutto quello che arriva dopo, eh? Sì, no, ma io ho un livello di sticazzi più superiore. Cioè, proprio, vorrei vederti gestirli. Mi piacerebbe molto vederti, Dario. Dannato da Facebook dopo 7 secondi. Niente. Ammazza, un attimo. Esploso su Facebook. Sì, infatti. Beh, detto ciò, allora ragazzi, mentre aspettiamo che Dani ritorni, che secondo me qua è arrivata Filippa, sta riavviando il PC, ha detto, perché stava nerdando, gli ha detto: sì amore, guarda, faccio un aperitivo con gli amici su e poi ci sono, e non gli ha detto che nerdava. E, come potete immaginare, una delle cose che sono state richieste più di tutti è stato farvi incontrare i personaggi della vecchia stagione. Finendo tra 3 sessioni ho inventato un po' di escamotage, mi sono dovuto anche rivedere degli episodi perché sinceramente i miei appunti, cioè quando li ho visti ho detto: Nicola, che cazzo hai scritto? Quindi è stato molto bello e logicamente fa sempre piacere, non so, a me piace molto quando faccio campagne di D&D anche qua da giocatore, quando mi rimettono dentro vecchi personaggi come NPC, mi piace molto, spero che vi piaccia e mi dispiace per quanto sono stronzo con voi. A questo grazie, punto intanto facciamo vedere il disegno, il primo disegno. Ah sì? Voglio fare la pausa anticipata, che ne so. No, beh, no, pausa anticipata no, tanto arriva. Fate vedere il primo disegno, ne approfitto ragazzi che ho finito l'acqua, vado un secondo a prendere l'altra acqua, arrivo un secondo solo. Allora, vado a prendere il disegno. Con la testa in modo che più o meno mi si veda. Anch'io. Allora, ok. Disegno preso. Capisco come cacchio lo metto adesso. Il bello è che il pubblico sta vedendo Roberto che fa delle prove di Switch. Esatto. All'interfaccia vediamo un metronomo. Il metronomo più macilento del mondo. E sto in forma, faccio pure pesi sto periodo. Famo flex insieme. Grazie, mi sto a spaccare il culo per imparare a tenere sulla moto da solo. Che vuoi fare? No, stavolta voglio riuscire a tirare su la moto da solo. Te casca addosso, dici? Così puoi sentire quasi un Alfred che fa: che cosa le fa a fare tutte quelle frizioni se non solleva una moto? Esatto. Ma non ti hai portato tipo un crick? No, non esistono. Sono 2 anni soluzioni per sollevare la moto quando sto da solo in mezzo al nulla. Questa ce la posso fare. Rucole e pullegge. Quanto pesa? Roberto. 200 col pieno, con le valigie 2,40. Valigie. Io credo di aver capito cos'è l'essenza del male. Non lo vogliamo sapere. Io intanto ho messo il disegno. No, il cazzo. È bellissimo. Diciamo che Q Ren non l'aveva presa bene. Che l'aveva beh, no, sul momento no. Però poi devo dire che ti aspetti da Ragnok, il dio della morte? Ragnok, mi piace Ragnok. Beh, quindi, a questo punto la domanda è: come si chiama questa personalità? Questo è Piccolo Ragno. Finora siamo a Ragno. Ragno. La Deolfo del Ragno, Ragnok, il dio della morte. E... Per la mia gioia. Tanto ragazzi, vabbè, dobbiamo comunicare purtroppo la morte di Daniele Buscari. Ecco. Comunque, raga, è pacifico che la moglie di Daniele gli ha spaccato il piede a mano. Sì, anch'io. Molto pacifico che è successo questo. Gli ha torto la spina direttamente. Anche perché ha scritto bestemmio. Ora non ha scritto altro. Ma è sempre pagato. È sempre pagato. Ne approfitto per fare un annuncio. Così quello è Peppi Ragno. No, così almeno c'è. Allora, questo, come sapete, questo mese. Uno, cazzo. Grazie. Cosa? Mi era scordato un'identità. Ah, comunque questo mese c'è l'RPJ organizzato dal Comic Con di Napoli e Area Nox, che è il Role Playing June. Ogni giorno ci sono
infinite sessioni sul Discord del Comic Con. Questa domenica facciamo anche noi la giornata con tutti i nostri giochi, che si chiama Vedi Napoli e poi Ruoli, bellissimo, claim da Amazon, e potete giocare un sacco di sessioni di Old School Essentials. Uno si è vivo! Interessato, o sul mio Facebook, cosa vedere e iscriversi, così potete giocare a quello che volete e provare. Scusa, questo gioco. Siete scomparsi tutti, mi è proprio tutto crashato. Noi nel frattempo abbiamo ipotizzato che era tua moglie che t'avevamo messo il PC. Ah, perché poi allo scoccata 22 si è bloccato tutto, boh, non so se è un bug. E t'ha messo il timer. Un bug. Esatto. Anniversary bug. Esatto. Anniversary bug. Ma sei morto. Ti ha messo lei il timer, sai? Sono morto? No. Non mi avete fatto morire. Stai per. Eravate alla margherita, io sono arrivato che siete... hanno usato la margherita e... Taffington vanno a usare la margherita, quindi è delicato, e la statua lo premia curandolo, anche se non ce n'è bisogno. E dicendogli di rimanere sempre di... Sono pure illegale, più di quello. Io, a meno che Andrea non voglia fare qualcosa di specifico, mi avvicinerei al braccio d'oro dell'altra statua. Tu vedi l'altra statua? Beh, cioè, brutta, sporca. Cioè, vedi proprio che è un tozzo quel personaggio lì. Cioè, una roba disgustosa. Si vede che è un ladro senza classe. Sì, è un ladro. Cioè, tu vedi che tu sei un ladro decisamente meglio di lui. Perché quello era solo mezzo elfo. Questo è elfo. Però effettivamente ha l'orecchia punta. Vabbè. Quindi io il braccio è fatto come se fosse un braccio di un dragonide. Permetto, su Eberron non ci sono dragonidi, però lui ha questo braccio dragonide, solo il braccio totalmente d'oro massiccio. Io col coltello faccio tin tin per vedere se è effettivamente oro. Bravissimo, grazie. Nell'esatto momento in cui fai vedi che da una delle scaglie fammi un tiro salvezza. Ecco. Una cosa non dai, sei affrettato. Hai visto? Dai, sneaky. Tiro salvezza in? Morte o veleno. Ah, delicatissimo. Ah, scusate, ma volete dire che il precisino Riccardino, che è la prima stagione, mi rompe tanto le scatole, è caduto in una trappola per un tesoro? Quasi fosse un mimic. Tengo più il personaggio. Dario. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non vorrò, perché non è possibile che il primo tiro che faccio ogni volta è uno. Però stavolta... Sì. Non è buono. Devo superarlo, vero, il tiro salvezza? Nicky, guarda, posso consigliarti un bel forgiato. Ciao, ragazzi. Senti una voce dentro di te. Sì. Senti qualcosa che ti entra nella pelle. Gnumi. E senti una voce che ho scritto io... Sparo, ho perso un braccio, una situazione è merda, ma ho scoperto che l'amicizia di un bambino mi ha dato un braccio nuovo, Torre Zecca, e tu me lo vuoi rubare? Allora sei stronzo, ed è per questo. C'ha ragione. Ma le dico, d'ora in poi tu proverai ribrezzo per l'oro e per la ricchezza. No. Tu? Cerchi di combattere perché sei conscio, ma il tuo corpo aborra l'oro e la ricchezza. E inizi tutto quello che hai di valore a buttarlo via con schifo. Okay. Comunque Nicola che sta romano sembra però Celentano che sta rugantino. Il mare d'oro nella lava. Terribile. Sì, non fare mai più romano. Aperta e chiusa parentesi, butto tutte le monete d'oro che ho nella lava di sotto. Io blocco Sneaky, che stai facendo? No, cerco di recuperare le monete d'oro che butta. Quindi sta buttando tutte le monete d'oro, piange disperato. Ma io recupero che riesco a... Ma mi incazzo, no? Sono mie e le butto io. Piangendo, Sneaky. Spogliati di tutto, lo devo fare, capisci? Lancia, lo devo fare, la cosa più bella è tutta la mia vita insieme. Arbitro, dimmi, provo a fermarlo. Come vuoi fermarlo, ragno, piccolo ragno? Lo guardo con la massima intensità e gli dico: è una follia odiare tutto l'oro perché dell'oro ti ha tradito, abbandonare tutti i sogni perché uno ti ha deluso, rinunciare a tutti i tentativi perché in uno si è fallito. Cerca di tenere queste
tesori che hai collezionato per te, può averti deluso dell'oro, ma non tutto l'oro. Iniziò anche a vomitare, iniziò anche a io sempre un'opportunità, sempre un'altra opportunità. Molto innervosito, indico il piccolo ragno, faccio: è vago, che cazzo sta succedendo? Dopo questa frase che dice il piccolo ragno, la voce che ha detto dentro di te, che hai sentito prima, Sneaky, ti dice: è vero, una seconda opportunità la si può dare a tutti, non sprecare tutto l'oro, no, ma non essere avaro, e soprattutto ricordati sempre di rubare quello che è veramente importante. È molto soggettivo. È invisibile tanto. È vago. Soggettivo e vago. Ok. Allora, sentite, è come una presenza davanti a voi, come se ci fosse state, per farvi capire, delle tende invisibili, come che si dissolvono. Capite che il passaggio è aperto e per fortuna nessuno di voi ha superato. Era quello che diceva il nano, quello di non superare, perché prima appunto è stato il casino con Daniele, non ho sentito la seconda parte della... È attenzione a non superare il portone in fondo. Ok. Ci sono solo queste due statue, quindi adesso sono solo queste due. Più avanti, Lorenzo ha laggato, è un attacco di Anderottide? No, ci sono. Stavo leggendo una cosa. Scusate, una ventina di metri ci sono altre due guglie. Bene, vediamo a chi tocca. Posso analizzare con la manina, andare lì a vedere così, a guardare un po' in modo che magari la lina tu lanci la mano tipo. No. Guardo, come una torcia. Una torcia. Comunque, almeno vedi anche, cioè, come se io facessi così e la boccia, io vedo. Vedi la sì, ok, però intanto condivido la visione. Però guarda, con hai ragione, lei. Perché così dici dove indica il dito, quindi c'è il tuo dito e anche l'altro dito, quindi c'è, tu vai avanti così. Ah, ho capito, lo useremo di spada per vedere se tocchi qualcosa. No, io voglio avanzare e andare verso la statua e comunque analizzarla anche attraverso l'occhio di Alina. Quale? Le prime due o quelle successive? Come, scusa? Le prime due o quelle successive, Narada? No, le prime due, io voglio restare un attimo lì e analizzare le prime due con... perché era quello che volevo fare già da prima. Allora, tu vai vicino a loro, effettivamente, grazie alla tua vista e alla vista di Alina, ti rendi conto che c'è un'aurea magica intorno a loro. E vedi che sono cave, al loro interno c'è qualcosa. Però... cioè, ragazzi, c'è qualcosa... Ragazzi, c'è qualcosa! Oh! Ragà, c'è qualcosa. Non essere avido, Narada, non essere avido. No, però un attimo, fermiamoci un secondo ad approfondire l'argomento. Vogliamo dare una sbirciata dentro. Come facciamo? Si aprono queste cose? Guarda io, la curiosità non c'è sempre stata, ecco, d'aiuto, però proviamo a vedere, più cose sappiamo e meglio è, si spera. Tranquilli, ci pensa Patrizio. Perché mi piace l'idea di... prendere un tesoro, qualcosa, il looting, non si dice looting, se looting non è certo. Allora io prendo mio fratellascia e faccio una rapida conta tra le due statue per vedere quale apro. Tiro un D6, se è pari apro Toxa, se è dispari apro Furcas. No, ma che volete che ci sia dentro? Narada, è ovvio, c'è un tesoro. Infatti, apro Toxa. Che la guardi, c'è un tesoro dentro, a posto così, andiamo. Come abbiamo? Non è sempre con te quel tesoro, l'importante è che tu sappia che in quella statua c'è un tesoro, andiamo via. Proprio mentre parla il piccolo ragno, io dico anche una frase che sempre voluto apro Toxa e colpisco con l'ascia due mani la statua di Toxa per aprire. Allora, Kren, fammi un tiro tu in saggezza, per favore. Volentieri. Ecco. Grazie Andrea, fammi un tiro per colpire. Allora, sotto saggezza, vero? Sì, è sotto. Ho crittato! Uno. Ho crittato contro la statua. Wow. La statua di Toxa si distrugge in frantumi. Riesco a prendere la margherita? La margherita appassisce immediatamente. Una voce... Ma perché abbiamo dovuto fare questa cosa brutta?
che ci ha chiesto Narada con quel sorriso. Sì, ho dentro, se c'era un tesoro me l'hai anche detto tu, ragno. A te non c'era bisogno di prenderlo, bastava sapere che c'era. Andrea, io ho fatto cosa? Io ho fatto uno. Sì, no. Avete fatto, scusami, Kren? Uno. Perfetto. Kren, tu capisci palesemente che questi qua sono i guardiani. E i guardiani bisogna in teoria lasciarli stare. Mentre tu stai per dire questa cosa ai tuoi compagni, Andrea disintegra letteralmente una statua, proprio a metà. Cioè la apre e si spacchi in nemmeno pezzi. E tu torni di nuovo in download, perché dici, vabbè, facciamo un update delle informazioni. Andrea, tu senti una voce dentro di te. Peccato. Pensavo che anche tu, nana come me, dopo quello che hai sofferto, non profanassi una statua di un tuo signore. Questo mi arreca dolore al cuore e arrecherà dolore anche a te. Difatti, esattamente come la cura, non è un cura ferite, ma è un infliggi ferite. 6 danni ti prendi. Guarda, io non solo mi avverto il dolore, però avverto anche un dolore dentro, perché mi accorgo che ho fatto il mio solito errore. Mi sono fatto trascinare da un uomo in qualcosa che non mi apparteneva e ho regato danno a me stessa, alla mia identità. Non pari mai. Per un secondo. No, io non sono d'accordo invece. Non sono d'accordo. Prima di tutto ti do una pozione per curare la ferita. Come? Ma dopo, sto bene. Yeah. Bravo. Un dolore interno il mio. E l'aumento di un SA. Seconda cosa, fai appello all'intelligenza che è 17 e vedrai che abbiamo fatto un qualcosa, un twist nella storia per cui ci sarà qualcosa che varrà la pena. Esatto. Tu vedi dalla statua. Sappiamo che non dobbiamo spaccare stalle. Per un secondo, come se fosse una specie di pietra preziosa, ma minuscola, non te ne rendi neanche conto, come se fosse una lacrima cristallizzata che fa una linea di luce sottilissima e scompare sopra di te, come se partisse verso l'alto. Narada maschio. La statua adesso non ha più nessun potere magico. Come? Non ha nessun potere magico. Io? No, la statua. In compenso, al suo interno, c'è una mazza estremamente ben curata, con quella che sembra essere come una specie sull'Elsa, di come una specie di ala di drago d'argento. Questa è mia. È magica, non avete idea di che cosa sia. Allora, visto che mi sono preso i danni io, se a nessuno dispiace, questa la prenderei io. È una mazza, una mano, la due mani. Tu hai già l'ascia gigante, non sai che cosa. Ma le posso portare tutte e due? Oppure è troppo equipaggiamento? Tu devi vedere, se vuoi la puoi prendere, non sai ancora che cos'è. Unità carbonio, Andrea. Posso dire una cosa? Dimmi, Pepsi. La mazza è una tipica arma da chierico. Io ero un chierico. Fai 1+1. 2, vai. Sai bene che sarà mia. Vai, prego. E mentre mi passa davanti, intanto leggo la password del wifi. Che sta dietro, ovviamente. Certo. 1, 2, 3, 4. Vai. Prendo io la mazza. Quando la prendi, Kren, senti pervaso dell'energia positiva? Cos'è? È una mazza +2, ma in più ha dentro 3 cariche di un incantesimo che è una carica di ferite, una carica di infliggi ferite e una carica di protezione dal male. Perciò non le spacchiamo? No, allora una secondo me è già abbastanza, per piacere, se continuiamo a fare quello per cui siamo venuti, senza queste digressioni potenzialmente fatali. Sono d'accordo con tesoro Lucio, andiamo. La seconda statua è quella punta di Furcas, un ladro, mi sembra quello che rappresenti un ladro mezzelfo. Andate avanti, non la toccate? No, mi avvicino alla statua. Ragazzi, non è il caso. Sì. No, io prendo Sneaky per, non lo so, per il mantello qualcosa. Cosa vuoi fare, Sneaky?
voglio parlare alla statua. Basta che le mani le tieni a posto, per piacere. Chi devi parlare col giusto accento, però, eh? Il mio, cioè. amico, li senti? Gli busso io terma. Voi non sentite la risposta, tu senti dentro di te. A voglia. A voglia. Io no. E usai. Vuoi che ti liberiamo? Io non devo essere liberato. Io sto dove devo essere. Sì, perché l'altra l'abbiamo rotta e sembra che tipo qualcosa sia andato via dall'interno della strada. Noi facciamo parte di una profezia. Siamo nel passato, nel presente e nel futuro. Noi siamo quelli che hanno fermato, fermano e fermeranno il male. Tra una palla te fa quell'altra. Non ho idea di che cosa tu stia dicendo. Tranquillo, è una profezia pure questa. Io non ho sentito quello che hanno detto a Sneaky, però mi chiedo se stia sentendo qualcosa di vago, perché ha una faccia interrogativa. Basta. Va bene, io non tocco l'oro perché non sono più avido, ma vuoi dare qualcosa, andare avanti? Il tuo amico ci ha dato una mazza. Giuri tu di usare quest'arma contro le forze del male. È regolare. Possa tu perdere il braccio destro? Sì, sul mio sangue da elfo. Non hai il sangue da elfo, ma tralasciamo. Va questo bene. Puoi prendere la mia spada corta. Vedi che sul fianco, quella che era la spada di metallo? Ma nella norma, la spada nella norma. È una spada corta. Ok. Di 6 estremamente con un'elsa estremamente ben curata, ben intarsiata, e vedi che è un'arma magica anche per come è forgiata, e lì ha portato in mano. La prendi o no? La devo usare contro il male supremo. La prendi, senti qualcosa come entrarti all'interno della mano, finché è la mano. E la spada ti dà un'enorme forza. Hai più 2 in costituzione, in destrezza. Boh. E hai, è una spada più 2, hai tiri per colpire, e ti aumenta del 30% le tue abilità da ladro. Minchia. Fatta fai i conti adesso. Mamma. 55. Direi che procediamo adesso. Sì. E mando a fanculo però tutti, perché il gruppo no perché comunque cioè questa cosa qui, devo ribadire la mia indipendenza e veramente chiedermi di allungarmi un po' l'arma che ho appena trovato, perché non è giusto, visto che si tratta di una idea che ho avuto io, e quindi mi ha fatto promettere di usarla solo lui. Come gli ha fatto? La statua mi ha parlato. Io non ho sentito niente, ragazzi. Ho visto questa cosa qua. La statua mi ha parlato, ha detto che la devo usare io contro il male supremo. Poi quale sia sto male supremo lo scopriremo. Una parentesi, tu più avanti vedi che ci sono altre 2 guglie, sembrano altre 2 figure che escono, altrettante altre 2 figure, avanti una quindicina di metri. Andiamo. Comunque prima di andare via, do un bacetto sulla fronte della statua di Furcas. Narada! Non te la prendere con gli altri. Veramente stronzo. Non te la prendere con gli altri. Essere amici non significa guardarsi null'altro, ma guardare tutti insieme nella stessa direzione. E infatti stiamo andando dritti verso le guglie, verso questo enorme portone. No, ma io, cioè, comunque lo trovo illuminante così, ma mi piace veramente, giuro. Lo trovi? Ragno. Petit ragno. Petit ragno. Se potessi, no, mi farei di sottecchi, perché so che è una roulette russa, quindi mi puzza ancora di più un ragno così. Chi vuole? No, io seguo ragno, che guardo avanti, allora la direzione. No, andiamo avanti. Chi va avanti? Ignoro tutto. Vado avanti a tutti adesso. Andiamo insieme. Io devo andare avanti da prima. Quindi, cioè, quindi siete assieme, andate in riga assieme. Sì, no, sì, io passo indietro. Voi andate avanti. No, scusate, facciamo una progressione normale. Io, Kren, esatto, e poi gli altri. Vado davanti io. Kren, tu vai avanti, cioè Ragno e Kren andate avanti, vi trovate davanti altre 2 guglie. Sulla guglia di sinistra
c'è quella che sembra essere una mezz'orca. Krim, la coraggiosa, recita questa targa. Vedete che è questa orca che ha un'enorme ascia. L'ascia è veramente è un'ascia estremamente preziosa. Non capite bene il dettaglio, forse è mitril, ma non avete la certezza. Guarda verso il portone e è come se volesse colpire verso il basso. Beh, io appena vedo l'ascia vado avanti perché... Andando avanti, quello che vedi tu, Trinket, ti fermi un secondo perché adesso che sei vicino a Krim, questa mezz'orca che ti sovrasta parecchio di altezza, vedi che c'è questo enorme portone gigantesco, alto 8 metri e largo 6, di questo ferro che al bagliore delle luci è un ferro rosso. E nel mezzo c'è un enorme emblema che raffigura quello che sembra essere una specie di bruciato, con una barba un po' folta, degli occhialetti neri, e con scritto sopra, qua giace De Tortis il traditore, in gigantesco. Anche detto l'infame. E tutti stanno guardando verso quella direzione. Okay. Io sono completamente rapita dall'ascia. Non l'avete ancora vista. La mia arma, appunto, è un'ascia. Guardo la mia, guardo la sua. E sapete proprio che, cavolo, quanto è bella sta ascia, però. Cioè, che brutta cosa che è l'invidia dell'ascia. Però, e mi avvicino per osservarla meglio, perché sono completamente rapita. E ti avvicini e vedi che effettivamente l'ascia è appoggiata sulle mani di questa mezz'orca. Mi vorrei, okay. Tu puoi prendere e sfilarla. Se ci arrivassi. Allora, io guardo, se ci arrivassi. Io guardo Sneaky, ricordandomi quello che aveva fatto. Dico, boh, a me è sembrato uno che parlava da solo, però proviamo. E quindi provo, cioè appunto mi avvicino e faccio anch'io toc toc. La tocchi anche tu? Più che altro perché io all'ascia fisicamente non ci arrivo. No, però fai così su lei, toc toc. Non proprio bussando, ma tipo appoggiando. Vuoi che ti lanci? Nell'esatto momento in cui tu tocchi la statua per un secondo si anima, stringe fortissimo l'ascia, si abbatte con una forza incredibile al suolo, l'ascia, questa lama enorme, penetra all'interno della roccia e sentite stock, come una catena che parte e cade al suolo dalla parte opposta del portone gigante. Quindi non vediamo cosa si sblocca. E sentite ops, un cigolio parecchio forte. Sembra un gatto. Cerco di utilizzare le mie abilità per cercare trappole, direi. Capire se si è attivato qualcosa e eventualmente come funziona. È come se avessi fatto uno. Sai che palesemente c'è un qualche tipo di trappola estremamente grosso, probabilmente dall'altra parte del portone. Io mi scanserei da davanti al portone, dico a tutti. Cioè, eventualmente qualcosa... C'è un corridoio unico, eh? Però ci si può scansare, tipo dove stanno le statue, non c'è... Le statue sono larghe un metro e mezzo, cioè sono guglie da un metro e mezzo. Perciò ci si può spostare in quel lato per evitare qualcosa. Tranne Kren, che immagino che sia abbastanza imponente. Io comunque guardo appunto l'ascia che adesso è per terra, quindi è a portata, però... Prima guardo la statua e faccio, posso? Te non sembra che serva più, posso prenderla? Senti una voce? Sei una donna imprigionata in un corpo di elfo, una nana. Probabilmente potresti essere una mia acerrima nemica o una valida alleata. Giuri tu di non usare mai quest'arma contro innocenti, ma solo a difendere il bene e non a favore del male?
Allora, se il ragno non rientra negli innocenti, sì. In questo momento sì. Okay. Non credo che ci sia un personaggio più innocente di ragno. Vedi? C'è un personaggio più innocente del ragno. Si muove indietro, appoggia le mani contro i fianchi e lascia rimane per terra. La prendo. Cioè... La prendi? È sì. Estremamente leggera. Oh. Wow. Leggerissima, cioè veramente ha un peso ridicolo. E okay. Immediatamente aumenta di 2 la tua forza. Ok. E è un'ascia più 3. Se non avevi altre asce del genere. Lei c'ha già 18 però di forza. C'ho già 18 e la mia ascia è un di 8 più 3. Allora, questo qua, allora, non, aumentati un'altra stat di più 2. Che okay. Scarpa per la forza. Nicola, dimmi. Quando ho sentito il cigolio e Sneaky che ha detto che forse se poteva essere attivato qualcosa, eccetera, eccetera, io senza neanche guardare la statua di sinistra, non so chi è, non so cosa fa, per prepararmi a un evidente combatto, mi nascondo dietro la statua di sinistra e la tocco, cioè mi appoggio tirando fuori l'ascia. Ma quale? Quella di sinistra, non so neanche chi è, però la tocco. Io prima che fare questa cosa, comunque la mia ascia gliela appoggio vicino alla statua di Krim la coraggiosa. Vabbè. Voglio sta sorpresa. Vabbè. Ecco. Mi dispiace. Ma perché? Tu quando tocchi ti rendi conto che sei alle spalle di quello che ti sembra essere un esile uomo in armatura. Ecco. Con tutto ricurvo, con quello che è un enorme spadone a 2 mani tenuto sulla spalla destra. Nell'esatto momento in cui lo tocchi, anche in questo caso la spada si anima, prende, impugna l'impugnatura l'elsa con entrambe le mani, colpisce il suolo, la spada penetra nel suolo e di nuovo lo stesso rumore di prima. Solo che adesso... L'abbiamo attivata tutte. Che è successo? No, scusa, non ho sentito. Si è attivata un'altra trappola. Si è attivata come un'altra corda per terra. Fatemi tutti quanti, tutti... Un tiro salvezza contro spell. Contro? Le spell. Spell. Incantesimi, 12. Incantesimi. Dovete fare di più. Di più. Di più? Merda. Che cazzo? Non passato. Neanche io. Quindi devo tirare il di 20, ma dov'è che è incantesimi 15? Sì. Guarda sulle spell, quello che... Sì, quello sì. Merda. Che schifo. Ma perché... Non grazie amici di Roll20. Non ci posso credere. Quanto hai fatto? 1. Abbiamo fallito tutti, Nico. Fallito anch'io. Una voce parte dal portale. Capite che su questa enorme porta era questa bocca magica. E una voce che voi non avete mai sentito dice solo 3 parole. Che per voi sembrano solo cuore amore. L'ho pensato anch'io. Alla di fuoco, molto bene. Questa non è vaga, stavolta non è stato vago. È proprio una palla di fuoco. Ecco. Naccia de tortis. E mi sa che qualcuno muore, perché comunque sono stati fatti 11 danni. Io muoio. A tutti? A tutti. Io ora 12. Io ne avevo 13. Quindi sono 7. 11 danni, esatto. Va bene. Vabbè, io uso la mia pozione di cura. Chi è che è andato sotto? Nessuno, mi sa. Io. Mi è dato molto culo. No, no, io sotto. Chi è andato sotto? Eh sì. È una giustizia poetica, infatti sì. Vero? Karma. Posso stare così tutta la sera. Vai. Dici, tu senti come ultime parole solo questo: palla de fuoco. Una parola bellissima, meraviglioso. Non potevo morire in modo migliore. Dai che torni d'oro stavolta. Brucia. Inizia a bruciare. Sei in quello che è una specie di enorme inferno. Davanti a te appare
una figura. Ha un enorme mantello, quello che sembra essere un mantello col cappuccio rosso e viola. Una barba ben curata, degli occhiali neri. È palesemente un mago, anche abbastanza. Capisci un mago magio. Ti guarda. Non so perché, ladro, ma mi stai simpatico, mi ricordi qualcuno. Puoi salvarti se vuoi, ma devi accogliere il tradimento e l'infamia. Ma dai, una sorpresa. Era un sacrificio per Riccardo. Sì, però vorrei, è stato quel coglione di Andrea a attivare la trappola, non io. Là. Non so perché, ma sono sicuro che questa palla di fuoco in faccia abbia fatto godere molte persone. Non so per quale motivo. Però dai miei poteri... Che cosa fai? Solo per questa simpatia non capisco come mai che ci lega. Che fatica. La morte non è la fine, Sneaky. Non so che... niente di sta roba. Che cosa Cazzo. Vuoi che faccia? Non devi far riportare il male in Eberron. Devi riportarlo dove possa veramente causare danni, dove possa risvegliare la madre dei draghi, dove possa creare una guerra planare. Tieni, perché ti dà una cosa in mano. È una specie, come una specie di palla di vetro con una specie di giroscopio all'interno. Ok. Convinci i tuoi amici in questo luogo. Lo scoprirai solo aprendo e schiacciando con forza questo oggetto magico. Convincili ad andare là. E tutto ti sarà rivelato. Va bene. E visto che chi di palla di fuoco perisce, subisce, palla di fuoco perisce, puoi lanciare una volta al giorno palla di fuoco. Oh. Dai, no, dai, basta con sta storia. Non devo tirare il D20 per quella, non devo tirare il D20 per quella. Detto ciò, il fuoco... Voi vedete il vostro compagno letteralmente, totalmente avvolto da queste fiamme. Voi vi siete un po' scottati, parecchio anche, ma lui è proprio una torcia umana. Immediatamente il fuoco, vedete, come se venisse attirato all'interno della sua mente di lui. Ed è normale, senza neanche una ferita. Il vostro Sneaky è lì con voi, tutto a posto. La porta, ma noi l'abbiamo vista sta cosa. Wow, si apre. E do un'occhiata alla statua del cavaliere. Pensavo che saresti diventato un collega. La statua del cavaliere è solo un'armatura vuota. Vedi proprio che ha la, come si chiama? Grazie. La celata aperta, dentro è vuoto, e ha una lunga spada molto ben forgiata appoggiata sulla spalla. È tutto ricurvo, anche se non è una statua, ti dà un senso un po' come di un po' di depressione, cioè ti verrebbe da toccarti i coglioni fondamentalmente, cioè vedendo, un po' triste, però anche lui vedi che è in forma da combattimento. Berson che lui guarda il portone. Nicola, io sfioro la statua e con tutta la pietà del mondo gli dico che alle persone tristi piacciono i tramonti. Senti, ma l'armatura è indossabile? No, è una statua. Cioè non si smonta neanche volendo? Volendo sì. Cioè, puoi portarla via, perché soprattutto ricordati che c'è, puoi tramutare la pietra in un oggetto, quindi puoi portarla via se vuoi, puoi smontarla. La potrei indossare? Puoi indossare
una corazza di pietra. Vediamo che succede, ci provo. Allora, se vuoi, te la faccio indossare, però perdi 2 in destrezza, perché è una scomodità folle. Ok, ma di classe armatura? No, no, classe armatura rimane uguale, è solo una cosa estetica. Ah, no. Sfiro la spada? Allora, quando tu lo sfiori, quando dici questa cosa qua dei tramonti, senti una voce, c'è scritto sotto Marvin senza paura, di che una voce fa, oh, tu sì che mi capisci, questa spada sarà in buone mani, e poi riesco a leggere il tuo animo, è così dolce, fanciullesco, non faresti male a una mosca. A nessuno! La spada, quando la prendi, è molto simile all'ascia, è molto ben bilanciata, è molto lunga, è più lunga della tua, se hai sempre la solita spada. Uh-huh. È una spada a due mani, però puoi brandirla con una mano, quindi anche con uno scudo se vuoi averlo. È una spada a portata, quindi puoi essere lontano, puoi non essere in mischia per colpire, perché è molto lunga, e soprattutto ha un effetto sanguinante, vuol dire che ogni volta che tu colpisci, sempre più 3, ogni volta che tu colpisci, ogni turno puoi tirare un D6 all'inizio del turno per fare dei danni di sanguinamento al nemico. Ok, e i danni che fa? Un D10 più 3. Senti, anch'io mi voglio avvicinare all'armatura e controllare nel taschino se c'ha degli anelli. No, lo volevo fare io, mannaggia a te, stavo per dire la stessa. Perché sono romantica. È pietra, ragazzi, sentite però che c'è un rigonfiamento. Se riusciste a portare di nuovo, da trasformarlo dalla roccia a quello che era, oppure c'è, comunque è una profezia, ragazzi, non sono tombe, non sono cose del genere. Nicola, io mi inginocchio. E siccome un cavaliere non può essere senza la spada, perché non potrebbe mai difendere i suoi alti principi senza una spada, gli cambio la mia. Ok. Tu gli metti la sua spada e lui, come mai una creatura così leggiadra sente dentro di te, ha una spada che puzza così tanto di sangue? Oh... Non so, sono successe molte cose confuse per arrivare fin qui. E vaghe. Meglio non indagare, potrebbe urtarmi la sensibilità. In questo momento non ne ho voglia. La porta davanti a voi è aperta, è spalancata. All'interno c'è una stanza molto grande. Diranno all'incirca una trentina, 15 metri per 15 metri, molto molto grande. Volete fare una pausa veloce? Yes, dai. Dai. Yes. E io comunque mi volevo prendere una pozione, la tiro nella pausa la pozione, così. Sì, una pozione o una pausa, cioè prendetevela adesso, scusate, una pozione durante la pausa, prendetevela. Come che cazzo uno ha fatto? È un D6 più uno. Ok. Aspetta, sono incoglionito, un secondo solo, Dani, che nemmeno in testa. Oh, almeno un 6. Sì, un di 6 più 1. Ok. Devo credere nei dadi, vero? Bravissimo. Io non ci ho creduto. Mortacci tua, mortacci. Pieni di pozze, prendetevelo, curatevi. Io se fossi in voi prenderei. Io mi curo tutto. Daniele, se c'è una cura mi farebbe comodo. Sì, aspetta che devo... Allora, ne avevo 3. Questa era 2, te ne do una, me ne rimane una. 5 minuti torno che mi sono arrivato un fantasione di domande anche su Facebook. Devo tirare un di 6 più 3? Più uno. Regà, anche se non c'è l'arbitro, vi avverto che io le prendo tutte e due le pozioni e mi sono ricaricato poco. Ah, meglio. Però ho finito le pozioni. Allora, ho messo 5. La voce normale perché mi sa che il vocoder stava sputtanando tutto l'audio. Mera informazione del gioco. Il vostro tank non è ridotto benissimo. Sì. Sì, infatti si devi curare. Sto benissimo. Comunque io stavo puntando più per uno scambio di ruoli, cioè mi piaceva il fatto che il giocatore che aveva giocato il PG la stagione scorsa non parlasse con la sua stessa statua. Vabbè, lo so, però
Infatti, era solo per dire che era quello che mi divertiva di toccare una statua a caso. Dov'è? C'hai una roba su su WhatsApp. Daniele, sta succedendo, perché effettivamente ci sta tutta una cosa che te non sai, ovvero queste statue che stiamo trovando sono, rappresentano i personaggi che interpretavamo nella prima stagione di Drawings and Dragons. Capito? Per questo io non capivo niente. Infatti te lo stiamo raccontando. Ok. E quindi quello col braccio d'oro era il personaggio di Dario, il nano con la margherita era il personaggio mio, quello con l'ascia era il personaggio di Denise, l'armatura era il personaggio di Roberto, e quello che lanciava le palle di fuoco era il personaggio di Riccardo. Che ci ha tradito tutti alla fine, lanciandoci una palla di fuoco e volgendosi al male. Ok, e per questo la prima volta avevate riso così tanto quando solo alla sesta sessione ci ha lanciato la palla di fuoco su tutti. Vabbè, l'importante è arrivarci. Sì, effettivamente ti mancava questo passaggio fondamentale. Però vabbè. Già che ci sia pausa, non se l'è persa all'inizio sessione, abbiamo detto che a parte questa ci saranno solo altre due sessioni, quindi finiamo con la sessione 8. Giusto un reminder. Esatto. Che giorno è tra due? Com'è che è? Fa vedere. È il... mo te lo dico. C'è qualcuno c'è il microfono che fa un casino. Ah, infatti, ma chi è? Io pensavo fosse il microfono robotico di Fantoni quando respira, no, però mo che l'ha tolto. La barba di Daniele? No, perché, vedi, ecco, sono io? Aspetta, provo a spegnere il mio? Sì, siete voi. Siete voi. Usciamo un attimo perché l'altra volta ha funzionato. Va bene. Ma perché avrà crashato? Cosa può essere successo? Vi ho visto all'improvviso. La magia della diretta. Noi non lo sentivamo. Mo? Come va? Mo non lo sentiamo più. Ok, bene. Sì, scusate. Non... Qui è arrivato il momento dei liquorini. Che è arrivato? L'audio infame. Io mi sa che dovrò togliere la voce robotica perché ogni tanto mi sa che bloccava proprio l'audio. Ah, Dario, scrivono: Andrea, ci dispensi una delle tue perle poco criptiche? Mi serve un topic, mi serve. Però ecco, no, niente, gracchia tantissimo. No. Se posso dire, però mi sembra che se c'è una cosa che questa sessione sta dimostrando è che anche se ti ferisci devi trovare la verità dentro le persone, anche se ti ferisci. Come sei profondo. E vago. Ormai come va il microfono adesso? Gracchia. Gracchia. Non gracchia tantissimo. No. Metti questo talk. Quando parli, cliccate così non rompete. Va bene, ti facciamo così. Sì. Prova un po'. Loretta, è arrivato? Sì, ora lo facciamo vedere. Allora, un attimo solo. Oddio, muoio, Roby. Eccolo qua. Voglio neanche pensare quanto ti abbia fatto soffrire. No, sto odiando con tutto me stesso, ma mi vendicherò, presto o tardi ti masterizzerò io. Ho paura, infatti. Sì, voglio proprio vederlo sto scambio di ruoli. Però è geniale, cioè, lo stai rollando da Dio, cioè, mi sto pisciando addosso. No, ma la cosa brutta è che me l'hai fatto rileggere, capito? Cioè, mi voglio strappare gli occhi. Il quantitativo di domande che sono arrivate, ragazzi, cioè sul quantitativo di risposte su quella domanda lì sono morto. Un attimo, ora non sentirà un attimo la voce perché voglio riavviare il server. Sì, intanto vedo solo. Ecco, andiamo, se non vediamo, perché intanto fa queste clip. Posso parlare? Sì, parla. Allora, una delle domande interessanti, ho scritto: in OSD è possibile con l'Advanced Fantasy creare PG con classi e razze miste? In realtà sì, cioè si può, con OSD il base si gioca come la scatola rossa, quindi c'è la classe che è anche la razza, cioè il nano è una classe.
con l'Advanced Fantasy invece, che è un altro libricino, è un sourcebook, si possono fare classe e razza diverse. Quindi puoi fare, non so, il draw, cioè il draw mago o il chierico ladro, scusami, chierico il nano ladro, eccetera, eccetera. Quindi si possono fare, ci sono tantissime altre razze, quindi sì, assolutamente si può fare. Vorrei come creare un'ambientazione. Guarda, io personalmente le mie ambientazioni sono quello che mi viene in mente. Parto da una piccola città, penso alla forma dell'universo, tipo adesso sto facendo un mondo che si chiama Leocantia, che è un mondo fatto a ciambella, sono due ciambelle, una dentro l'altra, dove uno è magic user, l'altro invece sono technology user, quindi sono in guerra tra loro, magia contro tecnologia. E poi pian piano costruisci il mondo intorno a te, quindi dal paesino alla città, all'avamposto, alla capitale, ti inventi delle leggende, ti fai degli NPC e via dicendo, costruisci tutto il mondo, ma è una delle cose più belle in assoluto. Se invece vuoi imparare, prenditi le ambientazioni già fatte, come ad esempio Eberron che abbiamo giocato noi, o Mistaro, o i Forgotten Realms, cioè la guida alla Costa della Spada di D&D quinta edizione, e vedi come sono fatti, come si costruisce un'ambientazione. Posso chiedere una cosa, Nicola? Certo. Come fai poi, nel senso, come lavori? Ok, dentro la tua testa tutto il processo creativo, ma poi com'è che lo rendi fruibile? Com'è che lo scrivi, fai mappe? Allora, io faccio due cose fondamentalmente. La prima è, dipende che gioco, ovviamente. Qua con voi, dopo ve le faccio vedere, alla fine della campagna, l'anno scorso vi posto tutto quello che ho scritto per la campagna, faccio l'introduzione, che la leggo perché mi piace dare enfasi, per evitarmi i dettagli, quindi non sto a parafrasarla, per evitare di dirmi tutti, anche per fare un recap veloce ed esaustivo anche a tutti quelli che ci seguono. E poi mi taro col tempo e scrivo delle scene, cioè nel senso, la sessione di oggi era, gli danno una missione per, in base alle risposte che mi hanno dato i ragazzi da casa, hanno risposto quasi 350 persone, ho messo dentro di mia iniziativa i vecchi personaggi della stagione precedente, dandogli a ognuno una nuova. Ho utilizzato un dungeon, che è uno dei dungeon più famosi dell'old school, che si chiama La tomba dei re serpente, è un dungeon esistente, io l'ho adattato però al nostro contesto, l'ho messo dentro Eberron, e poi mi sono inventato che boss ci possono essere e come si può concludere la sessione. Questo perché ho esperienza e so farlo. In passato invece scrivevo tutto. Madonna, ma quanto ci impieghi per fare una roba? Io così? No, ci metto poco, ci metto un'oretta e mezza adesso. Mi permetto di aggiungere un paio di cose. Perché siete voi, quindi scrivo. Invece, per altri giochi, cioè, magari non mi preparo nulla, preparo solo un NPC perché seguo proprio quello che vogliono fare i giocatori. È improvviso. Io lavoro molto su improvvisazione, è una cosa che mi piace molto, quindi improvviso molto. Poi sono logo roico, Dani, quindi fai te. Nicola, mi permetto di aggiungere un consiglio per chi creerà un'ambientazione da zero. Nicola prima ha parlato della sua ambientazione della doppia ciambella. Trovate un punto. Cioè, fondamentale è che le ambientazioni hanno un tema. Se prendi Eberron, c'è il tema che sta in questo fantasy steampunk con tutti quegli elementi, e quello diventa l'elemento caratterizzante. L'universo che dovete crearci deve avere almeno un elemento caratterizzante che viene immediatamente chiaro ai giocatori e che si costruiscono attorno a quello. La prima cosa è che se create un'ambientazione e volete crearla e non volete un'ambientazione fantasy generica, una di quelle già pronte, ci deve essere un perché. Quindi trovate uno spunto iniziale. Quindi no, poi tutti gli elementi che hai anche legati a quell'ambientazione lì, no? Cioè tu agganci tutto quello che è la tua conoscenza di quel mondo che ti piace e lo butti dentro, fai così, fate così, chiedo. Sì, la faccio così, però cerco di buttare dentro quello che so che piace ai miei giocatori. Cioè ad esempio so che cosa piace a loro, so che cosa piace a voi, quindi cerco di non darvi mai un attimo di respiro, cioè che sia sempre tutto di incalzarvi, di fare cose che vi piacciono. Cioè, ad esempio, Dani, tu non c'eri la scorsa stagione, questi personaggi che avete appena trovato sono me l'hanno spiegato. Giocavano loro la vecchia stagione, che avevano appunto, c'era Riccardo che lanciava sempre palla di fuoco, c'era Furcas che andava a rubare qualsiasi cosa e gli avevano amputato il braccio e dopo questo Bahamut gli aveva fatto ricrescere, c'era Toxa che si era legato molto a Bahamut bambino,
Quindi era a sinistra quella cosa. Madonna mia. Sì, infatti esattamente dopo 2 secondi dopo se pensate l'ho fatto diventare adulto con un incantesimo. Immediatamente, non si sa mai. Però cioè, quindi ho utilizzato questi. Tra questi c'erano 6 personaggi di cui 4 buoni, uno che ha fatto l'infame totale, ovvero The Tortoise, e uno che lo scoprirete. Comunque io di Palle del Fuoco non ne lanciavo tante, ne ho lanciata solo una. Sì, però è abbastanza. Era significativa. Ce n'era una messa così, ma non vera, che era molto bella perché a un certo punto il personaggio di Roberto era andato alle spalle del personaggio di Riccardo e per un momento di ruolo gli ho detto io gli tocco la spalla per dire qualcosa e il personaggio di Riccardo ha fatto palla di fuoco! Detto ciò, ragazzi, che è mezzanotte, qua bisogna staccare, che devo scappare dalla moglie. Anch'io. Tan, tan, tan. Magari anche se facciamo 10 minuti prima, ve lo dico così, proprio scalare ancora meno, posso fare già gli ultimi 10 minuti. Veloci. Ma fagli passare a lei la seconda metà, così è più incazzata e ci uccide tutti. Entrate all'interno, ragazzi, di questa enorme stanza, 15 metri per 15 metri, dove tutto intorno ci sono delle statue. Delle statue dalle pose assurde di quello che sembra essere un ragazzino psicopatico. Con delle impostazioni delle mani tutte strane, sta così, si mette di lato, tutto strano intorno, non capite? Ce ne sono a decine di queste statue. C'è quella che è una statua, o così vi sembra tale, di un uomo incappucciato, e la statua però è colorata, il mantello è rosso e viola. È immobile, in mezzo alla stanza, ma in fondo c'è quella che sembra essere una libreria. Di tobi molto antichi sulla parete di fondo. C'è questo uomo appunto nel mezzo, fermo, immobile. Mi sta dando neanche le spalle, voi entrate alla vostra destra. Tutto intorno ci sono queste statue. Salve! I libri piacciono tantissimo. Io vado subito alla categoria A di questa biblioteca. Nell'esatto momento dell'uomo senti un brivido freddissimo lungo la schiena. Ti prendi 4 punti ferita. Vedete l'uomo che alza un dito e gli parte quello che è un dardo incantato che colpisce in pieno Duffington. Oh, merda fino alla fine, eh? Incredibile! Vedete che è un po' come traslucido. Salve! E là? Di casa? Proviamo la via del dialogo, potrebbe essere migliore. Magari a me no. Fa molto. Mi dà fastidio, io tiro dardo incantato contro di questo. Non ho capito. Fai io specchio riflesso. No, scusa, come mi fa male. Specchio. Com'era? Un D6, no? Un D6 più 1. 5 danni. Uguale. Il dardo incantato supera quello che è la figura di un mago che vi ricorda il portone e va a spaccare, lo parla al traverso, va a spaccare la testa di una delle statue che rotola a terra. A me dispiace moltissimo e vado alla testa della statua. Beh, vicino alla testa della statua. Vedo un'ocarina. È una testa, una faccia inquietante, cioè come questo cappello a caschetto, queste orecchie lunghe, 2 occhi a palla, cioè è un, capisci se è un mezzelfo o un elfo, ma non è molto bello. La testa chiedo scusa alla statua. La statua non ti dice nulla, senti solo mia mamma e mio papà sono fratelli. Ehi, ciao!
Io sono un elfo nannaro invece, guarda, e mi ritrasformo e divento Trinket. Tu, quando ti ritrasformi e diventi Trinket, e c'è quindi la nanna davanti a te, davanti a Trinket, dalla statua, la statua prende forma di Stuffington. Stuffington è sempre di te, Trinket, però è uno Stuffington estremamente affascinante. È forte. Ti accarezza la chioma. Provo ribrezzo nei tuoi confronti. Ma sì, quasi ribrezzo allo stessa maniera per la musica, per il canto e per la danza. Adesso quello siamo d'accordo. Dalla mia vista e ti tira un mal rovescio. No, ha toccato tesoro. 9 più 2, 11. Tu ti sposti, non riesci a colpirti. Sono morta allora, ma erano rimasti 11 punti. No, no, ti fa 11 per colpire, non ti prende. Ah, scusa, ho capito. Tu ti sposti, poi vedi che si rimette a posto. Che posto è questo? Vorrei tornare solo a prendere i libri nella mia biblioteca. Guardate, ci rimando a calci in culo. Come cacchio hai usato? Quello non sono io, Trinket. Mi sei maleducato. I compagni. Poi vedete, anche voi vedete una copia di Stuffington che è l'altra. Io appena vedo che gli hanno attaccato le mani vado lì incazzata. È estremamente ostile nei confronti di Trinket e Stuffing, in questo caso di Trinket, perché vede la situazione dell'elfo che si è trasformato. Ma si chiama Staffeolfo? Io mi chiamo Stuffington. Sono uno dei grandi studiosi. Una delle statue si è trasformata in quella che è la nemesi di Stuffington, l'esatto contrario di lui. Allora, che Stuffington non sia proprio la mia creatura preferita sulla faccia della terra, insomma, è abbastanza noto, visto che me lo devo anche sempre portare dietro. Però almeno è abbastanza innocuo. Tu invece mi hai già fatto girare abbastanza quello che non ho, insomma. Ah, mi fa pure così. E via, orribile creatura, per favore. Voglio andare a studiare. Vedi che proprio... Impugnolaccia. E attaccarlo. Beh, fammi un tiro per colpire. Comunque mi sono avvicinato anch'io appena ho visto che alzava le mani sull'amica mia. Chi vuole provare a colpire, provi a colpire. Ho fatto 12. Non lo colpisci. Lui è più agile di te, tu vai per colpirlo con l'ascia. L'ascia spacca la statua vicino. Immediatamente una nana delicatissima, anche abbastanza esile, con i capelli biondi, a differenza di te che sono rossi, capelli sciolti, non con le trecce, Stuffington, chi è questa creatura orribile, grezza e gretta? Non senti che odore che ha? Che schifo! Ste nane che ci... veramente... Vedi che Stuffington si gira e fa Trinket. Lascia perdere, non so più cosa ci faccia. Ci sono dei libri là, andiamo, che dopo possiamo magari andare a corte. Vedi che ti ignorano. E vanno proprio, non vi cagano. Ok, io rimango basita. Voi vedete delle copie sfidate dei vostri compagni, solo alcuni proprio con dei caratteri diversi, con i capelli piuttosto che anche il portamento di Stuffington è diverso, e soprattutto sono separati, non sono l'unica persona, che si stanno allontanando e stanno andando verso quello che è questo mago traslucido. Tesoro, ti ha fatto male. Gli accarezzo la guancia. Stai a posto. Sì, sto a posto, ma no, cioè, in realtà non sto a posto, sarà anche appunto, sono stata più ferita nello spirito che nella carne. Guarda, questa cosa non va bene. A questo punto secondo me abbiamo due alternative, introiettare questo dolore, questa umiliazione, come ci hanno insegnato al centro, calmarci, incantare una nene insieme, oppure tirare fuori le asce e andare a rompergli il culo. Rompe il culo mi piace, la mia opzione. Scusa un attimo, arbitro, ma il tizio traslucido col mantello rosso è lo stesso che ho visto prima? Sì, è lo stesso identico che hai visto prima. Ok, io al di là di quello che farò loro, mi avvicino verso di lui senza prendere le armi. Idem. Vedete che vi avvicinate, lui vi guarda, sorride, non muove la bocca,
ma sentite solo voi la sua voce all'interno. Ragno, senti una risata, dice, c'è parecchia malvagità, parecchio dolore qui dentro. No. Potrei essermi molto utile, ma è fastidioso questo. Cos'è, se sei un ragazzino, sei un bambino, cosa sei? Oh, sono quello che non vedi, devi solo guardare per capire chi sono. Dio. Pazzo. Torna combattivo. Cambi personalità, Ragno. Sei una personalità combattiva, quindi scegli tu chi vuoi. Lo attacco. Si sistema pure. Attacchi il... Sì, immediatamente. Vai. Nell'attimo in cui c'è lo snap, prendo la spada e cerco di tagliare. Perfetto, subito. Cioè, provi una rabbia cocente verso questa creatura e lo attacchi. Fammi un tiro per colpire. Questa mossa la conosco. Si tremano i bulloni, Kren. Tirato? Sì, liscio. Ah, liscio? Anche tu vai in carica per colpirlo, gli passi attraverso, sei troppo veloce e tagli di netto una statua. Queste statue delle strade, fuoriesce quello che è un radeolfo. Adesso sei incazzato, immagini chi sei adesso, sei ragno? Ragno. Ok, esce il radeolfo. Estremamente, esattamente come era alla festa degli Amber, quindi schifato. Oh, che creatura disgustosa qua davanti a me. Aspetta, prende il tempo di che creatura disgustosa qua davanti a me? Sì. Attacco anche lui. Vai per attaccarlo. Niente, che cazzo, 5. Cioè, lui si sposta con estrema agilità. Ma che posto è questo? Che odore, che caldo, che calura. Veramente disgustoso. Vorrei solo bermi un mio martini accettato, non infilzato. Invece sono qua, questa brutta copia di me stesso. Ah, Staffington Trinket, miei cari, andiamo. Cerchiamo via d'uscita di questo posto mefistofelico. Ma noi siamo andati a Menai, a Trinket e Steve. Sì, 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 noi siamo andati. Sneaky. Sì. Tu senti anche tu la voce? Una voce compiaciuta, bravo. Bravo, Sneaky. Devi distruggere anche tu una statua così da avere un tuo doppione. E dovete uccidere tutti, ognuno dei vostri doppi deve perire qua e adesso. E questa è la strada per arrivare al male supremo? Sì. Non è stato vago? Ti sto dando delle indicazioni ben precise. Freccio la statua. Saresti il primo. Oppure se vuoi potrei dire può essere. Fa niente. Dai. Freccio una statua. Vai. Ah, devo colpire. Palesemente, no, aspetta, palesemente cercando di mirare la statua o fai finta di mirare a lui e per beccare la statua? No, miro proprio la statua. Ok, allora non serve, cioè se il suo scopo è quello di farvi distruggere, quindi non devi tirare per colpire o meno. Tu lanci, una statua ti rompe ed esce fuori quello che è uno sneak perfettamente sbarbato che lancia monete in giro, cioè proprio tipo un frate francescano. Un frasnichi che lancia i soldi, venite a me, mi voglio spogliare dei miei averi, non me ne frega nulla, tieni la tona, nudo, rimane nudo, un barbone di pelo che lancia i suoi vestiti, povero, hai freddo giovane creatura, va da Sneaky, gli mette addosso la sua toga, non ti preoccupare, membra, il calore dell'amore delle persone mi scalderà, non ho bisogno di nient'altro. Oh, ma chi vedo qua, Radeolfo, Staffington, Trinket, e va verso gli altri suoi compagni. Io mi guardo un attimo The Tortoise. The Tortoise. Indico la versione disgustosa mia e gli faccio ma... Balla, 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 capito, balla, tutto già ho fatto una volta.
tu l'hai fatto una volta, un po' confusa sta cosa. Tutte per psicanalisi live su Drawings and Dragons. Vabbè, però aspetto che sono tutti. Sì. Mancano, cioè nel senso, ci sono ancora Kren, Andrea e Narada. Che cosa volete fare? Voi assistete a questa scena un pochettino... Ma non c'è anche il nostro amico? Non il mago? No, è vero, è cosa? Baltazar, là. Se voi non lo interpellate, io non lo interpello. Se voi non lo utilizzate... No, io stavo, nel frattempo che gli altri facevano delle cose, io con Baltazar mi guardavo perché non, cioè non capivo, forse anche... Tu avevi partecipato alla scorsa edizione? Chiedo io a Kren. Quindi cioè, io non capisco, non so cosa debba fare. Qua, ognuno ha. È fatto esattamente apposta. Tu non stai capendo un cazzo. Ci sono questi qua che stanno spaccando statue di creature che tu non hai mai visto ed escono questi loro doppioni. C'è anche Baltazar, che anche lui non capisce un cazzo. Siete tu, Baltazar e Kren. Non fare un casino allucinante. Non sentiamo niente, non c'è niente nella nostra testa. Voi vedete queste cose qua, cioè, vedete queste figure. No, però gli altri avevano la voce che parlava. Perché sono andati a parlare con le statue. E quante statue sono rimaste oltre a quelle che hanno già... Amiche, una marea, cioè, saranno a decine e decine di statue. Andiamo a vedere, Kren. Ok. Io vado su una statua, quella che ho più vicino, e cerco di capirla, di toccarla, guardo che forma ha. Allora, tutte le statue rappresentano lo stesso soggetto, che è questa creatura che è una specie di mezzelfo, piccolo, basso, con delle braghette corte, una magliettina corta, quello che è un piccolo mantellino, dei capelli proprio a scodella, delle orecchie molto lunghe, questi occhi a palla, in posizioni assurde, cioè magari una gamba alzata, nell'altra messa così, nell'altra messa così, nell'altra così, in alcune stranissimo, sembra che abbia l'occhio gonfio e abbia dei guanti da box addosso, una roba disgustosa. No? Però non capisco, cioè non riconosco questa figura. No, tu quello che dire. Che non hai mai visto nella tua vita una del genere. Okay. E sono fermi lì. Ma neanche noi, eh? Ah, neanche voi, ecco, questo mi manca. No, nessuno sa cosa sa cosa sia. Io tocco, guardo, sono curioso, voglio capire. Tocco. Tu tocchi e senti un rumore strano, non capisci. Pensa che sembra un cigolio. In realtà è un nome. E dice Michele. non sai che cosa significhi. Ma in quello vedi questa creatura piccola, esile, come contornata da un enorme... alone, ma gigantesco, cioè alto 10 volte lui, nero, gigantesco. Ti sposti e senti un qualcosa nelle mani, come una specie di... sei intorpidito. Ti sembra per un secondo quasi delle fiammelle nere. È brutto. Anche il cristallo va un pochettino in risonanza. Cosa vedo? Cosa sento? Guardo dentro il cristallo, cosa vedo nella mano? Guardando dentro il cristallo, vedi solo e distruzione e una risata quasi fanciullesca diabolica che salta in giro. Che angoscia che mi viene. Esattamente un'angoscia del genere. Getto la mano, l'ho vista nella mano di Alina questa cosa, giusto? No, o anche quando l'hai toccato con la mano di Alina o con la tua, Narada? No, con la mia. No, con la tua, tu hai visto come queste fiammelle nere sulla mano? Mamma mia, che brutta situazione. Un'angoscia, l'hai tirato via e hai visto questa enorme distruzione. Vado da Kren e dico, cosa? Gli faccio vedere cosa mi sta succedendo, impanicato, perché dico, cos'è? Magari c'è lui riconosce. Kren, tu vedi che è un potere malvagio permea una di queste statue, cioè è attraversa una di queste statue, ma ti rendi conto che tutte le statue sono attraversate da qualcosa di malvagio. Posso reagire a difendermi, voglio dire, tirare... La statua è ferma, Narada, puoi distruggerla se vuoi, assolutamente, cioè, puoi... Sì, ma anche con il dardo incantato, cioè... Se vuoi distruggere, se vuoi colpire direttamente... Ah, non c'è bisogno? Dalla spada, quello che vuoi. Ok, disintegro con la spada. Si distrugge la statua.
Davanti a te c'è un elfo esattamente come te, però ha l'occhio dall'altra parte, quindi ha l'occhio sinistro con una pietra, è l'esatto contrario di te, non è per niente riflessivo, è molto istintivo. Quando ti vede, scatta verso di te, i capelli cortissimi, estrae la spada e cerca di colpirti. 13. CA, quanto hai? CA 17. Tu vai per colpire, però tu pari immediatamente. La sua spada contro la tua spada ha un effetto molto strano. Senti di nuovo questo potere malvagio pervaderti. Non capisci se per il fatto che sei elfo, non hai visto gli altri tuoi compagni, sei l'unico che è stato colpito, però è una sensazione di estremo disagio. Stai combattendo te stesso fondamentalmente, quindi non... L'ho fatto altre volte anche nella vita vera, quindi so cosa vuol dire. Stai combattendo letteralmente la parte malvagia di te. È orribile, cioè mi stai facendo vivere un incubo. Questo per me è un incubo vero. Quindi... Voi vedete, vedi anche tu il tuo compagno che si sta difendendo. Per fare un'azione, per poi ricominciare e fate iniziativa, mancano Kren e Andrea. Colpire. Allora, io per colpire. Chi colpisci, Kren? È in negativo. Ok. Nicole, dimmi. No, fai fare tre. Lo colpisci? Tu vai per colpire il Narada cattivo? Lo colpisci in pieno, ma non gli fai assolutamente nulla. Narada? Sì. Tu senti uno scricchiolio sullo zigomo. È un rigolo di sangue. Di cola, perdi 3 punti ferita. Ma ha ferito me. Colpendo la sua parte malvagia, hai ferito Narada. Reazione non prevista. A questo punto devo fare una domanda all'arbitro. Arbitro, dimmi. Allora, io tecnicamente, prima di tutte queste azioni che hanno fatto da ragno in poi, stavamo semplicemente andando a menarle forte ai nuovi trinket. Sì. Ma quindi noi non abbiamo visto bene che cosa sta succedendo. Voi siete in iniziativa. Cioè adesso, prima era un'azione gratuita. Ok, per capire cosa sappiamo. Ok. Adesso ragazzi, iniziativa, tutti quanti. Quindi? I mostri non hanno iniziativa, agiscono dopo di voi. Mentre vi preparate a combattere, sentite una risata. E il mago rosso scompare. L'occasione per andare a vedere i libri. Io ho fatto 6 di iniziativa. Ma è un'iniziativa per tutti, ragazzi. Partite voi. Io ho fatto 4, quindi tocca a voi. Ok. Scusatemi, sono iniziato a dire. Ok. Dico, io ho visto tutto quello che è successo, giusto? Tutto. Adesso tu sei... Sei ragno e davanti a te Radeolfo. L'ordine è lo stesso per sempre? Cioè, non parlate di sopra perché adesso non capisco. Ditemi. Siccome la logica sovvertita è del tutto comprensibile per ragno, sì. Cioè, ha visto Kren che colpiva il malvaggio Narada e Narada che soffriva brutalmente, sì. Prendo la spada e mi trapasso da parte a parte all'addome. Allora, ti puoi lasciare a un punto ferita. Un punto ferita. Se però nel prossimo turno qualcuno ti viene a curare, muori. Ok. Tu ti trapassi con violenza. Vedi che Radeolfo sta andando verso gli altri quando si mette una mano sulla pancia, ti guarda e cade al suolo. Quello che vedi un'ombra uscire letteralmente dal corpo di Radeolfo, andare nella direzione della libreria e andare sotto la libreria, scomparire. E Radeolfo, scomparire. Tu sei messo malissimo.
Crollo a terra svenuto? No, sei, no, hai un punto ferita. Ti voglio ricordare che è successo l'ultima volta che stavo a 3 punti ferito. Mm. Infatti, per questo ti dico, però c'è il prossimo turno, perché stai veramente morente. Quindi appresso tu, se vieni curato, è come se succedesse quello dell'altra volta. Mm. Quindi poi ti cureranno a distanza. Allora, visto che The Dottis se ne andano... L'iniziativa avete vinto voi, vanno adesso Spell, a distanza, Melì. E due d'umano. Sì, sì. E io Baltasar, se volete, ragazzi. Come? C'è anche Baltasar, se volete. Mm-hmm. Ma io vorrei però invece usare il mio turno in combattimento per andare a prendere un libro dalla libreria e leggere la prima cosa che trovo. Perfetto, devi passare davanti agli altri. Però prima aspetta. Perché se n'è andato De Tortis. Se prima il combattimento e vai a vedere il libro. No, per quello io ho chiesto a Nicola, tecnicamente lui si è mosso con noi, noi non abbiamo visto niente di tutto questo. No, 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 cioè è tutto come se fosse in contemporanea, loro stanno camminando, quindi c'è voi, potete, cioè sono vicini a voi, Staffington e gli altri, quindi c'è Staffington, se vuole può staccarsi e andare in mezzo al gruppo, quindi non ci sono problemi. Loro sono, come prima, cercato di dare il ceffone a Trinket, non l'ha presa, ed è, sta andando più avanti, ci sono Staffington, Trinket, che c'è anche più avanti, c'è la edizione francescana di Sneaky, Radeolfo e Ninja Narada, anzi è Barbarian Narada incazzato più avanti. Però loro sono a poca distanza da voi, Andrea. Quindi, se okay, quindi vuoi, noi abbiamo visto tutto questo. Sì, sì, voi avete visto queste cose qua, quello che sta succedendo. Però siete, è tutto come se fosse successo in contemporanea. Tutto questo è successo mentre noi andavamo verso Trinket e Staff. Esatto, okay. Tutte le azioni comunque in generale nel gioco di ruolo avvengono... No, 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 sì, sì. Considerato, ho capito la tua risposta prima. In Old School Essentials, se c'è la parità di iniziativa, si agisce, mettete che voi uccidete i nemici, loro hanno ancora un turno per uccidervi, perché è come se vi impizzasse a vicenda. Va bene. Quindi, allora, sta a te, tu puoi andare verso... Allora, sì, 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 no, però ho cambiato idea. Gli altri sono vestiti esattamente come noi, i nostri doppioni? Alcuni sì, tranne Radeolfo e Sneaky, che è nudo. Ok, allora io quello voglio fare, voglio placcare lo Staffington uguale a me, rotolarmi per terra e poi assumere la stessa identica espressione che ha lui. Ok, fammi un tiro per colpire, per prenderlo, allora, fammi una prova di forza, e faccio una prova di destrezza per evitarti. Io ho fatto 17. Dove qua cazzo? No, ho fallito, perché ho... Quanto hai di destrezza, scusami? Cavolo, aspetta, di destrezza o di... di destrezza, cosa hai? Destrezza c'ha 12. No, l'ho fallito, per così tu è stato. Quindi sta a te. Ok, allora io mi voglio confondere, voglio essere assolutamente identico allo Staffington. Allora, fammi un tiro di carisma. Ok. Passato. Ok, tu. Vedo a lui, vi... Ci rotoliamo. Vi rotolate e siete tutti quanti, tutti e due per terra, che vi guardate in faccia. Che schifo quest'essere! Comincio a fare lo snob come lui. Mi stai imitando? Tu mi stai imitando? Sì, e se io faccio così? We won, we won. Che assurdità sta facendo. Compagni malvagi, colpitelo, è lui lo Staffington buono. E compare Magalli. 4. Gli altri due... E lo Sneaky nudo va per tirargli un ceffone all'altro Staffington. 4 non lo colpisce. 15. Radeolfo salta addosso. No, è morto Radeolfo. Che cazzo? La Trinket qui gira e immediatamente tira una testata al Trinket malvagio. Gli fa 6 danni, ma è uguale a quello che è successo prima. Vedi che Staffington malvagio cade a terra quasi sorridendo e tu ti fai 6 punti ferita. E vado a meno 1. Quindi cadi a terra. Sì. Posso avvicinarmi allo Sneaky disgustoso? Certo. Staffington, secondo solo Sneaky. Vai. Sì. Sei in una specie di limbo. Ok. Quando vedi
Un nano rubicondo coi capelli rossi che ti viene vicino. Ti ho fatto una promessa prima, ma tu eri nel pieno della tua forza. Ora non lo sei. Ricordati cosa ti ho detto, ricordati chi eri e soprattutto bisogna sempre guardarsi dentro in questi casi. Vedi che ti fa lo stesso incantesimo di prima, non di sei, mm-hmm. e ritorni su con 3 punti ferita. Ok. Sei grazie. Molto malconcio. Grazie, Toxa. Lo so il nome, non l'ho letto. L'ho letto prima. Grazie, Toxa. Non manderò sprecato questo tuo dono, tant'è che... E mi trasformo in Trinket. Trinket, davanti a te c'è la tua alter ego che ha appena tirato una capocciata a Stuffington, mandandola al suolo, e l'altro Stuffington in piedi. Che cosa vuoi fare? Beh, allora, io ovviamente ho visto tutto e... Seppur incazzata come un'anguilla, capisco che magari questo non è proprio il corso d'azione più lineare. Quindi cerco di parlarci. Cioè, nel senso, mi fermo e faccio, senti, smorfiosa. Allora, mi sembra chiaro che nessuna di noi può vivere se l'altra sopravvive, o comunque non possiamo evitare di farci male a vicenda. Che cos'è che volete? Dove volete andare? Io certo che posso farti male. Tira immediatamente fuori quello che è una specie di un'accettina piccola, tu c'è quella grande o quella piccola, e ti colpisce. 16! Quanto è di CA? 17! Cerca di colpirti, vedi che ti prende il laccio e il tuo laccio si spacca, quindi è tagliente, vedi una giustizia di sangue. Io posso colpirti. E posso colpire anche tutti i tuoi amici. Ah, va bene. Allora fammi un tiro in intelligenza. Intelligenza? Allora. Sì. Vai, 13. Passato. Loro sono la vostra controparte, il vostro demone interiore. Il male. Per Ragno, logicamente, quello che è male per lui è il bene, ma è... Il male può fare male a tutti, ma solo tu puoi combattere il tuo demone interiore, non gli altri. Ok. Cazzo, che filosofico che sono. Che vago. Ma che po' vago, però. Che un po' vago. Va bene. Allora, dico, va bene, ho provato la via della comunicazione, a quanto pare non sta funzionando, quindi... Sono una nana semplice, amo le scapocciate come chiunque altro e quindi tiro fuori la mia ascia e... Però stai a due mani, te. Sì, magari scappi il turno dopo... No, è una domanda proprio... Quando faccio questa cosa di roleplay facciamo una alla volta, non... Ok. Contrattacca. Va bene, la colpisco, quindi è più 6. Non hai capito molto come funziona, mi sembra. Sì. Lei può colpire la sua. Cioè, solo io posso combattere me stessa. Esatto. Come è possibile? Che palle. Ho fatto 3 più 6, 9. 9? Tu vai per colpirla, però non riesci. Cioè, lei stai colpendo te stessa. Quindi il tuo corpo non riesce ad andare giù a fondo. La lama la sfiora quasi. Lei si sposta. Sorride, vedi che alza l'arma e fa combattere se stessi è molto più difficile. Chi vuole andare? Allora, se c'è qualcuno che deve castare, lo faccia, perché io comunque uso la balestra, quindi arma a distanza. Sì. Casto. Vai. Allora, attivo protocollo cura emergenziale. Lancio cura ferite leggero sul ragno. Perfetto. Un di 6 più 1. Lo tiro. Vai. 3. La messa è inchiodata. Ah no, ok, l'ha tirato. 4 punti ferita. Ok, sto a 5. Sei a 5 punti ferita, perfetto. Come torno, Nico?
Quanto è il tuo massimale? 18. 18. Piero, un di 20. 18 diviso... No, sei a 5? Sì. È superiore a un terzo? Eh sì. Non mi ricordo, era sotto o sopra, sono sincero, Roby? Meno del terzo. Era sotto. L'altra volta ero arrivato a 3. Non mi ricordo cosa... Se vuoi farla, scegli tu. Se vuoi fare 3, tieni 3. Se sei a 5, che non succede nulla. Se vuoi fare un terzo, perché non mi ricordo se era 3 o un terzo... Facciamo a 5, non succede nulla. Ok, perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, succede... Ok, perfetto, ottimo. Tu ritorni e sei di nuovo ragno, vedi che la ferita si è rimarginata e okay. La tua controparte è scomparsa per terra. Ok. Chi tira a distanza? Chi vuole tirare a distanza? Sono Andrea. Grido una cosa agli altri. Colpite voi stessi! Uccidetemi! Dimmi Narada, scusami. Volevo capire, avete detto degli incantesimi. L'incantesimo scudo come funziona? Che l'incantesimo cos'è? Scudo, se te lo casti addosso, ti dà contro le magie o gli attacchi a distanza 17 di CA, contro la mischia 15 di CA. Se tu hai di più non ti conviene usarlo. Lo casti magari su un mago o su qualcuno che ha meno CA, lo puoi castare sui compagni. Serve a qualcuno? Si può chiedere? No, non si può chiedere, vero? Nel gioco. Sei in combattimento? Sì, ricordati che tu sei... Certo che si può sempre parlare col gruppo. Okay. Sei faccia a faccia con la tua nemesi. No, infatti io proprio per quello, siccome sto lottando, ma mi rendo conto che c'è qualcosa di molto più profondo, no, in questa lotta interiore tra me e il mio me stesso, che rappresenta il mio posto, ma anche del passato, robe che magari qua il gruppo non sa... cioè, ragazzi, continuo a combattere visto che l'unico segnale che mi arriva è quello di Ragno che dice combattete, colpite contro voi stessi. Voi l'avete visto che il mio, dopo che mi sono ucciso, è sparito? Sì, voi l'avete visto. Avete visto anche che però quando lui ha colpito, quando gli altri sono stati colpiti, vi siete feriti voi. Quindi, cioè, potete capire che potete anche... Sì, è chiaro. Non è più vago. Adesso non è più vago. Non è più vago. Vabbè, comunque io combatto, quindi provo ad attaccare. Colpiscilo. Ricordi che hai anche dardo incantato, hai l'ira di Dio di cosa? Dardo incantato. Vai. Un di 6 più 1. Scusate un attimo che qua il mio computer... Un di 6. Come si fa a aggiungere più 1? Metti scrivi. Vabbè, faccio così. 5 più 1, 6. Ok. 6 danni. Tu mentre stai combattendo, cioè la tua spada contro la tua, questa energia malvagia tra una spada e l'altra, stai combattendo il tuo demone interiore, riesci a staccare per un secondo la mano dall'Elsa, dalla tua mano fuoriesce un raggio che colpisce in pieno il viso della tua nemesi, che cade a terra con un sorriso beffardo, si dissolve nell'aria e quest'ombra nera va sotto la libreria in fondo alla stanza. Per un momento ti senti sollevato, vedi tutti i tuoi demoni del passato che passano davanti a te nel tuo occhio, ma capisci che sei riuscito a controllarti, sei riuscito a non cedere al tuo lato oscuro e sei riuscito a sconfiggere. Questa entità malvagia è stata risucchiata dalla parte opposta della stanza. Però ringrazio Ragno e lo abbraccio perché mi ha fatto comunque piombare, cioè mi ha dato quello slancio per affrontare un me stesso che mi ricordava Ragno nella sua personalità irruenta, non so come spiegare. Ragno, cioè, ti rendi anche conto, esatto, no, ti rendi anche conto del perché tu eri uno dei mecenati del Cedire Pafensenka, perché effettivamente ti rendo che tutti i pazienti che erano lì stavano combattendo i loro demoni interiori. Ti senti rivigorito, una nuova energia ti scorre dentro di te, sei affaticato e guardi intorno la situazione. Sta a voi ragazzi. Andrea, state. Io vado a distanza perché, come dicevamo prima, avendo visto tutto quello che è successo attorno a me, mentre camminavo a fianco a lei, in realtà tiro fuori la balestra e sparo contro una delle statue. Vai. Okay. Spari contro una delle statue? Hai detto che non bisogna tirare quando si spara contro le statue. Infatti, se tu vuoi sparare una statua, una di queste statue si rompe e appare una bellissima nana, mora, con i capelli a caschetto, senza barba, con una maglietta che sembra quasi una maglietta di una groupie,
scritto qua gigantesco Saverius, ti amo. Chissà che voce ha. Un gigante. E ha una voce tutta così. Grande scelta. Che nana brutta che sei, con quei capelli biondi e con la barba nera. Il mio Saverius probabilmente ti venderebbe. Ti venderebbe. Io, toccando mio fratellascia, lo sfioro appena, la guardo e faccio... Sei molto innamorata del tuo Saverius, vero? Sei felice con lui? Certo, Saverius mi tratta come una principessa, sono la sua regina, mi riempie di attenzioni, di coccole. Pensa che per me ha macellato anche la sua cavalla e me l'ha offerta. Dopo abbiamo fatto l'amore tutta la notte. Dolcemente l'avete fatto? Sì, certo, mi chiama Andreina, la sua margheritina, carina, nanettina, piccolina, dolcettina. Allora, vomito. Sappi le quinte che la classe armatura del mio cuore è più forte del tuo, perché tu in realtà ti definisci solo in base all'uomo con cui ti accompagni. Io invece sono me stessa, io sono Andrea, cazzo. Gli tiro un colpo con l'ascia, ma indipendentemente da se la colpirò o no, miro a metà della testa, perché se la manco il mio obiettivo è tagliargli quei capelletti del merda. Vai, tira. 13 più 3, 16. La colpisci. Questa c'ha una maglietta in pieno. Gli fai prendere uno scalpo. Lei cade a terra, mentre inizia a dissolversi, ti guarda, ti fa... Però è veramente una voce di merda. E prova a cantare Rawhide, poi ne parliamo. Anche tu, uguale, vedete questa oscurità che avvolge il corpo della finta Andrea e sparisce sotto la porta. Io concludo solo sputando per terra e facendo... Saverius, merda. Sta a voi. Manco io. Ma non ho capito una cosa semplice. Ma se noi attacchiamo, questa me la so persa, i noi malvagi non ci facciamo del male o ci... No, se voi attaccate voi malvagi, fate male a solo i malvagi. Se vi attaccate voi, se vi attaccate voi, fate male a voi stessi, quindi anche a voi il malvagio, ma se un altro di voi malvagi fa male solo a voi. Vabbè, nell'azione concitata io avevo agito mentre il me malvagio andava ad attaccare uno degli altri, non mi ricordo chi, l'aveva imbrogliato Staffington. Sì. Perciò io gli vado dietro alle spalle mentre lui dava monete d'oro, con la spada corta che mi ha dato la statua di Furcas, lo colpisco alle spalle, Sneaky. Vai, tira per colpire, tanto è il più 4, è l'ira di... Molto bello che tu ti colpisci alle spalle, capito? Sì. Molto... Ma che schifo, 10. 4 più 6, 10. Vabbè, lui è nudo. Vabbè, è contro di me. Lui è nudo. La armatura è nulla praticamente. E no, scherzo a parte, è 8. Tu lo infilzi, lui inarca la schiena, senti proprio la pelle della sua schiena sul tuo pugno, sull'elsa, e dentro di te senti: bravo, bravo Sneaky, bravo, fingi, che so che stai fingendo. Anche la tua controparte, ma sì, ho donato tutto nella vita, dono anche la mia vita, scompare. E un'aura malvagia va sotto la libreria, solo che, Sneaky, l'aura malvagia, tu te la accorgi solo tu perché siete uno davanti all'altro, non si è staccata dalla tua controparte, si è staccata da te. Ok. Posso andare con uno spell? Sì. Ah no, se manca qualcuno, no. No, mancano. Manchi solo tu e chi manchi? Manchi tu e basta. Ok, allora, io vorrei utilizzare il mio nuovo incantesimo ventriloquismo, però sì, tipo drum machine, nel senso che comincio a fare... E con ventriloquismo lo faccio comparire dietro la testa dello Staffington cattivo, e poi canta la stessa melodia con un'ottava sopra, gliele faccio comparire tutte intorno fino a rincogliorirlo. Deve diventare un rave intorno alla testa.
cattivo. Si formano intorno alla testa di Stuffington, del finto Stuffington. Fammi un tiro per colpire. Col D20 normale? Sì, come se fosse una spell, quindi D20 più il tuo modificatore di intelligenza. Ok, è venuto 5, non so quale... dove posso trovarlo di intelligenza. Lui è già 15. È totalmente rintronato, è in piedi, i suoi compagni sono caduti, non c'è più nessuno in piedi vicino a lui. Mm-hmm. Corre verso la libreria, è talmente distratto e talmente rintronato che tira una craniata talmente forte che cade al contrario. La libreria, alcuni dei volumi iniziano a cadergli addosso. Almeno muoio col peso della cultura e non con quella musica di merda. E da lì quest'ombra si stacca da lui e va sotto. Ok. La porta. La libreria, dopo quest'ultima è stata quest'ultima anima è stata raccolta, poiché tutti a parte Kren, che è un forgiato creato qua, non ha anime portate da altre parti. Vedete che questa libreria era un'illusione. Speravo di fregarti. E davanti una porta appare. È una porta come se fosse una porta fantasma. È un'illusione che scompare. C'è una piccola stanza. È piena di candele, tutte le altre statue che sono intorno scompaiono immediatamente. Un silenzio di tomba. C'è quello che è una specie di simbolo, come se fosse una fiamma nera. E una scritta su quella che è una specie di altare. Che c'è scritto? Questa è la prigione del male, di colui che non può essere nominato, di colui che viene chiamato semplicemente Deramorg Lodg. Dite il mio nome e io sarò liberato. Deramorg Lodg! Non succede nulla. Ma ci è concesso fare del meta power play? Non lo so. Potrei avere un'associazione vaga di parole in mente. Io scusa, tipo... Nico, una cosa. La Trinket malvagia si è dissolta insieme allo Stuffington malvagio? Sì, certo. Ah, ok. Grazie, ho cercato di dirlo. Quello che c'è scritto, vi ripeto, cioè, qui giace il male che non può essere nominato. C'è la scritta Deramorg Lodg, dite il mio nome e io sarò liberato. Non mi sembra una buona idea. Perciò è questo che cerchiamo? Una tomba? Una prigione. Una prigione. La porta non si apre, giusto? La prendo a calcio. No, la porta è aperta, c'è questa guglia aperta. Ok. Nella stanza c'è questo luogo con le candele. C'è questa specie di altare. E altare. Qui c'è un simbolo di una fiamma nera. È fisso, è fermo. C'ho una voglia di farlo, regà. Quindi, scusa, basta di sta roba, sto nome del cazzo, Drek Megalox, qualcosa. Hai già detto, ma non è successo niente. Dice che non può essere nominato. C'è questa frase qua. Non c'è scritto il mio nome, c'è solo questa frase qua. Dite il mio nome e io sarò liberato. Naturalmente, Sneaky, mega qualcosa. Sneaky, tu senti pulsare qualcosa dentro. Sì. Fallo. Io pensavo di dover aspettare che si concretizzasse sta cosa, insomma. Ragazzi, ma vi ricordate quando nell'istituto giocavamo alle parole crociate, agli anagrammi? Mazza, che ne so. Dai, c'è questo istituto. Io inizio a di Daniele, Narada, sì. Tu sia dalla mano che dall'occhio sei pietrificato dal male che regna qui dentro.
Bene, quindi sono immobile. Esattamente, sei immobile. I nostri tatuaggi non pulsano. I vostri tatuaggi non stanno pulsando in questo momento. Ma la scritta, cioè, mi puoi fare lo spelling, per favore? Certo. Bastardi, la sanno tutti. No, allora, la è... dicessi solo il mio nome. Dera, Domodossola, Empoli, Roma, Ancona. Ok. Milano, Otranto, Roma, Genova. Staccato, eh? Poi Lodi, Otranto, Domodossola, K. Senti, io ce la faccio. Chi sono i maghi qua? Gli elfi? Elfo, eccomi. Allora, scusate, voi che avete... tu che sei elfo e anche Staffington, se lo vede... Le parole magiche non possono essere lette, perché se lette in maniera molto semplice evocano subito qualcosa. Quindi anche se tu distrattamente leggi qualcosa col pensiero, puoi evocare qualcosa. Molto spesso, ma è una cosa risaputa, vengono utilizzati o codici particolari o semplici anagrammi, in modo tale che tu non riesca a leggerlo subito con la mente. Vabbè, ma il nostro mago non riesce a capire se quella è una scritta magica? L'ho appena detto, vede che c'è una magia malvagissima qui all'interno. Narada si accorge, c'è una magia estremamente malvagia qua. Anche Kren, tu che sei comunque hai l'animo di un chierico, cioè, ti si gela l'olio dentro, c'è una roba allucinante. Allarme, sappiamo che dobbiamo venire a cercare il male supremo, non è che è una sorpresa. Ok, ma questo è portassimo direttamente questa... male. Tomba? Troppo grossa. No, ma più che altro loro ci hanno detto che quando avessimo trovato quello che non sapevamo che stavamo cercando, sarebbero arrivati. Come funziona quindi, la storia della protezione? Aspettiamo? Perché loro dovevano... Io infatti mi tocco il marchio, perché loro dicono che tramite il marchio... Che non vibrano, non pulsano, è come se non avessimo ancora attivato qualcosa. Come funziona protezione dal male in questo caso? Beh, protezione dal male, qualsiasi cosa dovesse uscire, se te hai dei vantaggi, lui ha meno uno per colpire te o i tuoi compagni se lanci contro qualcuno, e tu hai un più uno, tu ti tiri salvezza. Guarda, arbitro, faccio una cosa sfruttando la community che però dà un po' di tempo a tutti gli altri. Io, sospinta da quello che ha detto Trinket, che mi ha ricordato il gioco degli anagrammi, inizio a dire in sequenza tutte le cose che mi vengono in mente anagrammando... quello che ho letto, che ce lo stanno postando nei commenti. A un certo punto dirò la cosa giusta, quindi voi ci avete un tot di tempo. E se io ti comincio e faccio Vi dico solo che Morgan De Lodi mi ha fatto cadere di faccia. Infatti comincio vado col primo, raga, attenti, iniziate ad agire. Morgan De Lodi, aspetta, vedo Narada intento, cos'è, in anagrammi, che cosa, guardate la faccia di Narada pensierosa. No, io stavo guardando, mi sono provato a scrivere un attimo il nome, perché però non so, cioè non riesco a trovare una... Mi sa che non legge la chat. Però io voglio capire dalle mie indicazioni qua del personaggio se c'è qualche cosa che io posso sfruttare, certo, per identificare. E riposizionando le lettere ottieni sempre tre parole di senso compiuto che servono a evocare il male supremo, visto che è intriso della vostra malvagità. Io non può fare un tiro su magia per farlo. Saggezza. Io ne dico un'altra, Lord Cadrego? Sto leggendo i commenti. Narada, fammi un tiro su magia. Un tiro su intelligenza. Ah, ok. Era 17, aspetta. Ecco. Passato. Quanto hai fatto? 5. Ah, che era inferiore. È passato benissimo. È un luogo molto oscuro questo qua, Narada. È oscuro. Tu hai il medaglione è DML, lo avete visto, quello che aveva anche Bargol. Quindi una parola oscura che inizia con la D. Inglese. La K.
Beh, oscuro. No, cioè, come Dark? Bravo! Ma non ho capito che cosa. Cioè, tu mi stai dicendo okay. Che una sarebbe... c'è arbitro. Se lui ha detto, che cazzo? Se lui ha detto Dark ad alta voce. Se lui ha detto Dark ad alta voce, io facendo il giochino con The Trinket, c'ho solo una combinazione che c'ha senso nella lista dei commenti. Quindi lo provo, faccio, non lo so, che sarà? Dark Megalord? Eri sempre quello più bravo negli anagrammi. Brava. Alla parola Dark Megalord, allarme. Letteralmente tutta la stanza esplode in una fiammata nera. C'è quello che è una specie di fiamma nera con gli occhi che vi parla. Insostenibile vaghezza. Mi avete liberato. No. Adesso posso finalmente tornare a distruggere qualsiasi cosa. Posso tornare a creare la devastazione in tutto l'universo. Ma qua... dove siamo? Sento una potenza, un qualcosa che mi sta racchiudendo. In quello tutti i vostri tatuaggi iniziano a pulsare. Vedete che da dove viene scaturita questa energia parte da questa specie, come vi raccontavo, questa specie di soprammobile appoggiato su questo altarino che raffigura quasi una fiamma nera come se fosse in ossidiana. Quindi è da lì che viene sprigionata tutta l'energia. I vostri tatuaggi pulsano. A pochi metri da voi si apre un portale. Dove vedete il casato Doren, Bargol e Lady Oren che vi fanno cenno di venire. Complimenti, portatecelo a noi. Sneaky, dall'altra parte... senti la voce di The Tortoise che ti dice di usare l'oggetto. Sì, sì, lo so. Nel frattempo io comunque mi rivolgo verso il portale e faccio un attimo, qua portarvelo subito, sarà detto di andare in un luogo neutro prima. Vi porteremo in un luogo neutro e poi ce lo darete, ma correte qua subito. Non possiamo tenere aperto ancora questo portale a lungo. Muovetevi! Venitevela a prendere, no? Non possiamo entrare lì dentro, ve l'abbiamo già detto. Mannaggia. Dico, vista l'irruenza mia tipica fino a questo momento che portale, io riesco con solo movimento a slanciarmi, prenderlo, spingerlo e buttarmi nel portale? Tu per alzarti e prenderlo e tirarlo dentro? Mm-hmm. Sì, fammi una prova di destrezza, assolutamente. Aspetta. Io vedo che lui fa questa cosa. Tutto questo, se lui fa quella cosa, io devo solo fare questo. Sì, sì, esatto. Quindi... sono molto veloce a farlo. Sì. Ho fatto un ricco 3. Tu vai per prenderlo, però ti rendi conto che c'è come una barriera all'interno di quel portale. Capisci proprio che loro non sono in grado di entrare e anche tu per entrare devi avere il loro permesso, ma non avete niente in mano, quindi non riesci a passare per questo. Tu okay. Dici, fai l'altro segno? Il ragno ha provato a prendere lui ha provato a prendere il tizio. Sì, 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 ha provato a prendere il tizio. Dentro il portale, ok. Solo che ha resistenza. Volesse prendere il simbolo e buttarsi dentro il io ve lo dico. Ragazzi, c'è un'alternativa. A noi ce lo dici? Sì. Un'alternativa. In game, c'è un'alternativa. Non so se è meglio o peggio di quelli. Perché sei mago? Basta essere maghi! Io non ce la faccio più! Dateci il simbolo del nostro signore! Cosa vuol dire alternativa, Sneaky? L'alternativa è il tizio col mantello rosso mezzo fantasma che abbiamo visto prima, che è palesemente cattivo. Però sono palesemente cattivi anche quelli. Però quello mi stava meno antipatico di quelli. Beh, il finto elfo non ha tutti i torti. Ma sai che c'è? Fammi il panico.
Mica, ce n'è solo uno. Quindi questa alternativa che cosa sarebbe? Non mi ha convinto a me. Cioè, noi odiamo il Dark Megalord a quelli che forse ci portano via da qua, oppure io posso portare via insieme a voi il tizio da qua, ma probabilmente lo consegniamo al mago fantasma con la tunica rossa. Rompilo. Cosa. Non ho detto niente del genere. Basta, rompilo. Beh, direi che di Bargol sappiamo bene insomma la malvagità e esattamente cosa, come si intenderà usarlo. Si lascia, quindi... ma non si sa cosa si trova, eh. Tanto comunque finiamo sballottati di qua e di là. E io sinceramente ho fatto una promessa a Krim, insomma quella che mi ha dato l'ascia, non posso usarla verso gli innocenti, e insomma diciamo che il mio cammino è verso il bene, e tra Bargol, che è chiaramente il male per come lo conosciamo, e quest'altra alternativa, mi sento quasi, non ci credo che lo sto per dire, ma mi sento quasi d'accordo con Sneaky. Io sono d'accordo con tesoro. Metto una mano sul simbolo a fiamma e dico agli altri di mettermi una mano sulla spalla. Io sono perfettamente neutrale in questa scelta, onestamente. Cioè, te non cambia, te non cambia. Vago. Anche questo vago. Che cosa fate? Un doppio robe, perché? Ha in mano questo... Vedete che lo sta controllando, sta fiamma intanto. Sono Dark Megalord! Io, 3, 2, 1... Manca una mano? Di qualcuno? Chi c'è? Roberto, manca Ragna e Narada. Ragna e Narada, guardate. Io non voglio mettere la mano su quella, sulla spalla. Fratello, lo tocco io, Narada. Fratello Narada, consegniamo il male assoluto a Bargol e a quella congrega dei psicopatici? Questo vuoi fare? Questa era la missione per cui sono qua adesso. Io nella mia neutralità... Questa è la missione per cui ci hanno obbligato, in realtà. No, lo so, però mi aveva mandato in paranoia il discorso del tatuaggio. Abbiamo mandato comunque, abbiamo fatto tutto questo percorso per arrivare fino a questo punto, e adesso tu mi dici di cambiare tutto quanto. Non, sì. La mia prospettiva non, certo, perché devi, non riesce a... Questo è il momento nel quale devi capire cosa importa di più per te. Tu sai benissimo come noi che Bargol è malvagio. Ma io quindi, non ho neanche capito chi è Dark Megalord. Tra l'altro ha ucciso Alina, che è il tuo primo amore, e tu vorresti, esatto, comunque consegnargli la cosa che vuole di più al mondo? Narada, Dark Megalord è il male assoluto. Noi lo stiamo portando in mano a Bargol e alla congrega degli apriporte là. Io ti ho detto, probabilmente lo diamo a qualcun altro di cattivo. Sì, ok, però... Però ce ne andiamo da qua. Io ho avuto adesso, quando ho combattuto contro me stesso, ho avuto questo... Cioè, c'è scattato qualcosa in me, io ho abbracciato prima Ragno, cioè sento che c'è qualcosa... Lui, non vedo che sta fermo, e io adesso seguo quello che vuole fare lui. Ma Ragno sta fermo perché non ci sente o perché... No, mi sto sentendo, sto pensando, sto cercando di capire qual è la scelta più caotica che posso fare. Cioè, qual è l'opzione delle due? Succede più sangue, più omicidi, più caos, più fuoco... Guarda, Ragno, se vai da Bargol ti tolgono il tatuaggio che ti dà forza e incazzatura dall'altra parte. Se vai dall'altra parte, no. Ok, e allora ci sto. Metto la mano. Seguo. Narada, tu metti la mano e senti la voce di Alina. A volte il male minore non è la scelta giusta. E mentre lui sente questa voce, io... Sì. Rompo la sfera di cristallo. Che cazzo. Tu rompi la sfera immediatamente in un vortice, finite in quello che è un enorme vortice nero. Vedete letteralmente morte e distruzione. Siete avvolti da queste fiamme nere e finite in quello che è un'enorme città, è una città come le conoscete voi, è una città piena di vita. Vi rendete conto che è una città portuale, dove c'è un'enorme torre
ed è divisa in molti settori. Non avete mai visto questa città nello specifico, però è una città che vi è familiare, ovvero una città come tante altre, non come quella dove siete andati via, che era piena di pezzi di metallo, di queste strane carrozze di metallo che volavano. Quando rintocca l'ultima campana di questa enorme torre, una campana magica, che rintocca l'inizio della sera in quella che è una città piena di vita, e sentite gli astanti cittadini vicino a voi ridere e sorridere, specialmente quelli fuori dalla taverna, e fare il consueto brindisi delle 7 di sera ai lord di Waterdeep. Segnale GPS interrotto. E la questione finisce qua. Nel mentre, però, in un'altra dimensione, ci sono dei maghi e dei casati che hanno il marchio del passaggio estremamente scontenti, che iniziano a spaccare tutto nella casata. E dall'altra parte, in un remoto villaggio all'interno di una foresta, due elfi che hanno deciso di allontanarsi dalla società, un maschio e una femmina, fratello e sorella che sono cresciuti da soli nell'avversità, si ritrovano magicamente in quella che è l'abbeveratoio dei cavalli, sentono il pianto di un piccolo elfo che è apparso davanti a loro. Superman. Fine. Il resto... Oh, mondiale! Il giro faccio un sondaggio chiuso. Sì. Ragazzi, okay. Dark Megalord è apparso tipo su 172 risposte, tipo 126. 190 risposte, 136. Mazza. Andate a salvare i vostri matrimoni. Ecco. Dai, le chiacchiere le recuperiamo la prossima volta. Ragazzi, ogni volta mi chiedono dove si può votare, tra domani e mercoledì, perché domani forse sono via con mia moglie, perché non voglio divorziare, faccio questo sondaggio che viene postato ovunque, viene postato sulla pagina ovviamente di Drogues and Dragons, sul video che viene caricato su YouTube, lo condivido anch'io sul mio account personale, lo condivide anche Need Games, quindi veramente lo trovate ovunque. Come diamo fastidio a Roberto con la prossima identità di ragno? No, Roberto, fatemi la prossima volta che l'ho odiata sta cosa. Anzi, Roberto, scusami, sei stato così bravo che a chi vuoi che rompa le balle la prossima volta? A Riccardo. Ti pare? era regalata. Ci ha pensato un secondo. Ha fatto finta di pensarci un secondo. Perché... Scusami, dimmi top. Figa? No, Riccardo che fa il milanese no, ti prego. Un po' come Nicola che fa il romano, no, è terribile. Sarebbe la sofferenza per noi. Faccio il furtivo, tac, gli rubo il grano, ovvio. Trasformismo è top. Trasformalo in un goblin. Adesso lo farò scegliere, adesso voglio vedere. Grazie. Guarda, io ti dico una cosa, i goblin di Riccardo ci hanno poche uguali. È vero. Un goblin, perfetto. Adesso decidiamo. Ragazzi, spero che sempre vi siate divertiti. Tanto, grazie. Ho camminato sul viale del ricordo. Infatti penso sarà la... È anche un po' seduta psicanalitica live. Allora, ragazzi, no, sì. È una cosa importante. Dico la psicologa mercoledì, faccio stupida. Non ci ho pensato, chiedo scusa se ho fatto rivivere a qualcuno di voi qualche brutto ricordo, mi dispiace, non ci ho pensato, sono stato forse troppo superficiale, quindi vi chiedo scusa. Se dovesse ricapitare qualcosa che vi dà fastidio, proprio alzate la mano e dimmi Nicola, no, non mi va, scusatemi. Diciamo a macca banane. Nicola,
A proposito di tutta questa cosa del consenso del gioco del ruolo, io mi sono sentito davvero violentato questa cosa. Però il problema Roby come sempre non sappiamo mai con chi stiamo giocando, cioè ci possiamo anche conoscere benissimo, però ognuno ha dei segreti, comunque ha un passato, non segreti, ha proprio passato, e non si può conoscere tutto quanto, quindi scusatemi, ho fatto perché infatti ho incontro a solo, lo scopo era che distruggendo la vostra parte malvagia riempivate la malvagità, la giara. Ma non credo che però Roberto... è stato male. No, mi hai causato in me una doppia frattura. Una nella vita reale, facendomi rivivere i traumi, sto scherzando ovviamente, e la seconda invece nel personaggio che a questo punto è crepato. E questa, guarda, è una cosa molto bella, perché vuol dire che tu stai ruolando così tanto il personaggio che senti anche le sue gioie e i suoi dolori, la cosa più bella, perché dà le sfaccettature al personaggio. Sì, sì. Dovrei vedere le tue espressioni quando ti che scrivevi la frase o quando... Sì, solo che non conosco Dark Megalord, quindi non ho idea. Ti raccontiamo. No, però per dire, il mio personaggio ha fatto pace col fatto che lasciare Saverius è stato un dono per lei, perché è diventata una persona con un'identità sua. È autoaffermata. Autoaffermata, quindi io non ho più problemi con Saverius, non vado più appresso ai mezz'orchi, perché io adesso sono una persona, sto con me. Una bella presa di coscienza, brava. Brava. Bello che non ci avevo neanche il doppio, è proprio... Io capito che odio ancora di più il piccolo principe. C'è stato un sacco di ruolo, un sacco di Amar Kor, me l'hanno chiesto tutti, quindi l'ho messa dentro. Farò anche questo giro qua perché è molto bello, vedo che comunque siete tutti quanti super ingaggiati. È molto interessante come cosa funziona bene, quindi è stato veramente molto molto bello. Ragazzi, senti, ma una cosa, scusate. Devo veramente scappare, scusatemi, è il mio anniversario, quindi in realtà siamo io e Daniele che facciamo una fuga dalle nostre mura. Ciao. Vediamo lunedì prossimo per una sessione molto poco vaga. Ci vediamo la prossima settimana in un posto che voi conoscete o no, e vediamo cosa succederà. Grazie. Grazie a tutti. Ciao.